Buonasera a tutti, diamo il via a questo laboratorio dal basso dal titolo Svilupparco. Abbiamo voluto chiamare così il laboratorio perché è incentrato sulla tematica Parco Terra delle Gravine e su quelle attività, diciamo, che si possono sviluppare intorno a questo ambiente, il nostro ambiente naturalistico. E appunto il sottotitolo del laboratorio è Marketing Territoriale, cioè tutte quelle, lo sviluppo di attività e di imprenditorialità, soprattutto mirato all'imprenditorialità giovanile, che diciamo che si possono sviluppare intorno al nostro territorio. L'iniziativa rientra all'interno dei laboratori dal basso della Regione Puglia, di cui ci parlerà il rappresentante dell'ARTI, Domenico, qui presente. La prima lezione di oggi sarà sulla tematica del turismo responsabile. Ci sarà il docente Sergio Fadini, un esperto di turismo responsabile, che appunto ci farà conoscere quelle che sono le attività di turismo responsabile che si possono legare su questo territorio. Quindi, diciamo, andremo a sviluppare questa tematica. Le successive lezioni, che saranno principalmente di venerdì e di sabato, da qui fino al 7 febbraio, tratteranno sempre la tematica del marketing territoriale, affrontando diverse tematiche, dal turismo responsabile, appunto, fino ad arrivare a parlare di agroalimentare e di naturalistico. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di fare un laboratorio che prenda un po' tutte le attività che si possono sviluppare intorno al Parco Terra delle Gravine. Quindi, diciamo che avremo docenti di altissimo valore a livello nazionale e anche internazionale. Ci saranno esperti di marketing territoriale, ci saranno esperti di bioagricoltura, di bioalimentazione, ci saranno degli esperti e direttori di parchi nazionali, verrà il direttore degli Ecomusei Lombardi, verranno consulenti che attualmente stanno lavorando all'Expo di Milano a livello di marketing dell'Expo. Quindi vi auguro, diciamo, una buona lezione oggi e anche per le prossime. Passo la parola a Domenico per spiegare un po' l'iniziativa. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io sono Domenico Centrone, sono per l'appunto uno dei referenti di questa iniziativa regionale, per l'appunto il cui nome è Laboratori dal Basso. Vorrei spendere due parole su quella che è per l'appunto l'iniziativa che oggi ci permette di essere qui. I Laboratori dal Basso, diciamo, l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome, quindi sono dei laboratori, dei percorsi di apprendimento progettati e creati completamente dal basso. Quindi sono gli stessi proponenti, in questo caso le giovani realtà pugliesi, quindi giovani associazioni o giovani microimprese, a creare sulla base delle proprie esigenze di apprendimento dei veri e propri percorsi di formazione, identificando quelle che sono le tematiche da affrontare, quindi da apprendere, identificando quindi il cosa apprendere, identificando anche quelli che sono i migliori docenti da cui apprendere, docenti che possono venire da qualunque parte del mondo, identificando anche quelle che sono le modalità formative, quindi il cosa, il chi e il come. Quello che noi facciamo come Regione Puglia, in particolare come ARTI e Bollenti Spiriti, quindi il Programma Regionale per le Politiche Giovanili, è semplicemente portare qui, comprare i docenti e portarli qui in Puglia affinché il territorio possa apprendere da queste personalità e quindi affinché ci possa essere questo trasferimento di conoscenza, sulla base per l'appunto dei bisogni, dei fabbisogni di conoscenza. I laboratori dal basso si declinano in tre azioni, vi sono per l'appunto i laboratori che sono dei percorsi più o meno strutturati, possono avere una durata di massimo 100 ore, quello che iniziamo oggi per l'appunto è un laboratorio. Poi c'è una seconda iniziativa che è l'iniziativa di testimonianze, quindi sono degli incontri one shot, degli incontri brevi, della durata di qualche ora con i protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria, sempre in qualunque settore, sempre con un approccio dal basso, vengono identificati questi relatori e vengono portati sul territorio. E poi c'è una terza iniziativa che è un'iniziativa di mentoring, quindi un accompagnamento
delle giovani realtà imprenditoriali pugliesi, quindi giovani associazioni a giovani microimprese, da parte di una figura senior, quindi di una persona esperta che ha già maturato esperienza e che dona per l'appunto la propria conoscenza, la propria esperienza, la propria rete di relazione a beneficio della giovane realtà. Le tre iniziative sono tutte e tre in fase di chiusura, si concluderanno entro il 31 di gennaio, però attualmente ci sono in programma una serie di laboratori e di testimonianze sparse su tutto il territorio e molte di queste possono essere anche seguite via streaming, quindi da casa, proprio per un'ottica di condivisione della conoscenza. C'è anche questo servizio, quindi ci sono laboratori sparsi in tutta la Puglia su qualunque settore. L'invito è, qualora siate interessati, a tenere monitorati quindi i nostri canali istituzionali, quindi il sito internet laboratoriodalbasso.it piuttosto che la nostra pagina Facebook. Io ringrazio i proponenti, quindi i ragazzi che hanno progettato e voluto questo laboratorio, naturalmente i docenti per aver accettato l'invito e essere qui con noi oggi e voi per essere qui presenti. Grazie e buon laboratorio. Quindi uso questo qua io. Uso questo. Ok. Questo è per dopo, per... Allora, grazie innanzitutto di questo invito. Lo dicevo prima alla responsabile appunto dell'arte, questo tipo di iniziative sono molto molto interessanti. Io sono di Napoli, giro per lavoro un po' tutto il sud e trovo particolarmente interessante quello che appunto ho trovato qui in Puglia. Ogni tanto mi mandano anche altri amici, diciamo altri laboratori dal basso che sono stati organizzati, e lo ritengo veramente un ottimo strumento che la regione ha messo a disposizione dei ragazzi per cercare di far andare avanti questi percorsi di conoscenza legate chiaramente a dei temi molto molto stimolanti e interessanti come questo a cui sono stato invitato. Allora, innanzitutto due parole su chi sono. Sono Sergio Fadini e faccio parte del direttivo nazionale dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile, che è un'associazione che dal 1998 si occupa appunto di promuovere in Italia il turismo responsabile. E non solo in Italia, visto che c'è una forte componente all'interno della rete europea di turismo responsabile, la cui presidenza è appunto affidata al nostro presidente nazionale. Oggi sono un consulente e un formatore turistico, in realtà nel 1997, con un gruppo di appunto amici universitari con cui stavamo terminando il percorso di studi, abbiamo dato vita a un'associazione, anche all'epoca era un'associazione giovanile, che voleva occuparsi di turismo responsabile, però lo facevamo in un modo leggermente diverso da come insomma veniva fatto in quel periodo un po' in tutta Italia e anche un po' in tutto il resto del mondo. Cioè, noi decidemmo di organizzare i primi viaggi di turismo responsabile in Italia, in particolar modo diciamo nel sud Italia, a Napoli, dove eravamo insomma di stanza. E questa, che all'epoca fu una grande novità, poi nel tempo invece si è un po', è diventata un po' la prassi, tant'è vero che oggi oltre il 30% degli iscritti ai TR si occupa di viaggi in Italia, e come vedremo poi appunto oggi, diciamo, il motivo è nell'evoluzione, diciamo, anche un po' di ciò che si crede essere il turismo responsabile. È nato in un certo modo, poi come tutte le cose si sono un po' evolute e trasformate, e oggi possiamo parlare qui in maniera anche insomma, molto, diciamo, vicino a questo discorso, a questo territorio del parco, che un tempo invece non sarebbe stato toccato da queste dinamiche culturali legate al turismo responsabile. Allora, visto che abbiamo un bel po' di ore, sarà un incontro-lezione anche abbastanza partecipato, perché vi chiederò un po' di interagire con me, non mi sembra il caso di stare a fare 3 ore e mezzo, quante sono rimaste, diciamo, di seguito, ma mi interessa anche un po', visto che siete tanti, capire anche un po' chi ho di fronte. Immagino che l'auspicio anche degli organizzatori è che questo gruppo, diciamo, segua grosso modo un po' tutto il percorso, perché ovviamente il laboratorio è stato pensato affinché ci siano vari step e quindi, diciamo, sia un percorso da seguire possibilmente tutto. Per cui iniziamo, diciamo, anche un po' a
a conoscere e a capire un pochino meglio, diciamo, quello che, di cui stiamo parlando. Dico questo perché ogni qualvolta mi trovo a parlare, appunto, in giro per soprattutto il sud Italia, di turismo, noto che ognuno ha un'idea diversa di cosa sia il turismo. E questo è molto interessante, nel senso che dopo forse il calcio, cioè dopo il fatto che in Italia sono tutti allenatori, ho scoperto che siamo anche tutti capaci di saperne di turismo, di fare turismo, di avere un'idea su come dovrebbe essere fatto il turismo, a prescindere poi se uno effettivamente sia o meno competente, abbia fatto più o meno degli studi o sia o meno un operatore. Quindi la prima cosa che faremo oggi, diciamo, è chiacchieriamo e cerchiamo di capire cos'è per noi il turismo, cosa rappresenta per noi questa parola. Lo possiamo fare, penso, anche senza microfono, anche se forse per lo streaming può essere utile usarlo. Vabbè. E allora facciamo girare un po' il microfono anche in maniera un po' così casuale. Ognuno di voi, diciamo, non tutti, chiaramente mi serve solo qualche spunto di riflessione, mi dà una sua interpretazione, una sua così modo di dire per me il turismo è, e mi dice quello che pensa essere. Liberamente, tanto non c'è nessuno che sbaglia, non è solo un modo per iniziare a capirci, diciamo. Sono Giovanni Matera, rappresento la Matera Arredamenti. All'interno della mia azienda mi occupo di marketing. La mia collaborazione anche a questo percorso di 10 giornate è proprio dare un apporto dal punto di vista del marketing, perché io stesso ho creato un sito e una pagina dove parlo proprio di marketing e di come fare impresa oggi. E quindi voglio dare, ho pubblicato anche uno studio anche sul marketing a costo zero, tutte quelle azioni che si possono fare proprio anche a costo zero per far sviluppare il territorio, ma anche le aziende stesse, che poi alla fine è tutt'uno. E questo è il mio apporto che voglio portare in questa sede nelle prossime giornate. Cos'è secondo te il turismo? Dammi una tua definizione personalissima di... Il turismo è un po'... intanto andare a risolvere un'esigenza di un cittadino, di far conoscere altri territori, altre situazioni, e quindi noi offrire una proposta di valore, cioè noi come territorio dovremmo offrire una proposta di valore per cui attirare a noi chi ha voglia di vacanza, ha voglia di svagarsi un po', e quindi noi il nostro compito è creare una proposta che sia convincente e attirarlo verso di noi. Ok, grazie. Qualcun altro che mi dà una sua personalissima definizione? Scusa, me lo avevo staccato. Passiamo il microfono così sentiamo qualche altra definizione. Ripeto, non c'è un giusto o uno sbagliato, è solo per iniziare un po' a capirci, diciamo, su questo termine. Vabbè, turismo può essere ovviamente sete di conoscere qualcosa di diverso che non ci appartiene e quindi andare a sperimentare, può essere anche un esperimento, vivere come sarebbe stata la nostra vita se fossimo in un altro posto, può essere anche inteso così, ovviamente questo è quello che intendi per turismo. L'esperienza veramente commerciale di seguire le mode, di visitare le principali capitali europee, per esempio per me è una cosa che è giusto, lo fanno tutti, lo faccio pure io non ho questa idea di turismo, per dire. Ok, perfetto. Qualche altra definizione, ovviamente diverse, se ne avete diverse, se sono uguali non è importante. Mi scuso, la voce è molto bassa. Cosa dovrebbe essere il turismo per me? La scoperta dell'identità culturale di un territorio. A 360 gradi, ecco, non sto a specificare. Per me l'identità culturale di un territorio comprende comunque tradizioni, cultura, enogastronomia, arte e tutto quello, insomma, che comporta. Ok, perfetto. Un'altra, ma sentiamone un'altra, giusto così per allargare un po'. Ciao, sono Angelo. Per me l'idea di turismo, diciamo, si associa ad altri sostantivi che possono essere appunto cultura, storia, natura, ossia una serie di aspetti che caratterizzano un determinato territorio che possono attrarre l'attenzione di un ipotetico turista. Quindi, come diceva la ragazza prima,
avere un'identità storica anche di un determinato luogo che attiri l'attenzione di un turista, diciamo, per far sì che si conoscano quelle che possono essere le tradizioni, e quindi tradizioni culinarie, enogastronomiche, eccetera. Ecco perché magari l'idea che ho io, che poi sostanzialmente ho una cultura prettamente scientifica, è quella di associare il termine turismo a altri sostantivi. Ok, se qualcuno vuole dare un'ultima definizione diversa da questa, se no vado avanti. Può bastare, ok. Allora, avete dato già diverse, diciamo, idee su cosa possa essere il turismo. Ora proseguo, diciamo, con la mia domanda. Lasciamo il microfono in giro, perché chiederei, diciamo, sempre in maniera molto casuale, di prendere il microfono e a questo punto dirmi, rispetto a quello che avete detto, descrivermi il rispetto a questo, diciamo, vostre cose. Che ne so, il turismo balneare, qualcuno mi dia una definizione del turismo balneare. Tu giustamente hai fatto riferimento a degli aggettivi, no, che in genere si utilizzano vicino al turismo. Proviamo a usarne qualcheduno di tipo diverso. Allora, qualcuno mi dice il turismo balneare, più o meno lo conosciamo tutti, no? Francesco, facciamo passare il microfono, così chiunque prende il microfono mi dice, rispetto a quello che abbiamo detto, diciamo, il turismo balneare, che... Devo dire, secondo me, che cos'è il turismo balneare? Quello che vedi, insomma, quello che conosci. No. Diciamo che soprattutto nel periodo estivo tutte le mete, diciamo, balneari vengono prese di mira, di assalto dai turisti o pseudotali, perché diciamo che fondamentalmente l'idea di relax è legata a mare, spiaggia, sole e via discorrendo. Però fondamentalmente, cioè, io lo vedo più un assalto balneare che un turismo, cioè, per quanto mi riguarda. Quindi questa è la mia idea di turismo balneare. Ok, perfetto. Un altro che invece mi dice, secondo lui, cos'è il turismo congressuale? Altra forma di turismo, no? Esiste anche questo. Le aziende, noi utilizziamo, le aziende usano molto questo turismo, anche perché una riunione aziendale fatta in un luogo piacevole, una riunione di fine anno, beh, le aziende le usano. È diverso dal turismo balneare, direi. È diverso, è abbastanza diverso. È per fare dei seminari, anche delle riunioni aziendali di fine anno, oppure se ci sono dei temi importanti da affrontare, si portano quantomeno la prima linea dell'azienda a partecipare, oppure l'azienda che offre questo turismo congressuale ai propri fornitori, ai propri clienti. Perfetto, quindi abbiamo, diciamo, due cose abbastanza diverse. Ultimamente si è ridotto un pochettino, vedi, un po' della crisi, ma funziona il turismo congressuale, a funzionare funziona. Le statistiche ci dicono che funziona. Vediamo a qualche tipo di turismo più che può essere fatto in zona. Ho letto un po', appunto, i vostri documenti. Allora, qualcuno che invece mi dice cosa fanno delle persone che vengono a fare turismo d'avventura. Stiamo parlando del parco, no? Quindi, diciamo, turismo d'avventura può essere una delle cose che si potrebbero fare. Qualcuno che dice, secondo lui, cosa farebbero, diciamo, un gruppetto di persone che vengono a fare turismo d'avventura da queste parti. Potrebbero benissimo visitare tutte le gravine, parchi naturali comunque che abbiamo noi sulla zona, la Terza, Ginosa, Matera ormai è diventato il caso eclatante, però anche nei campi che ormai sono abbandonati si potrebbero benissimo creare dei percorsi avventurieri, magari, cioè, comunque di conoscenza di quello che ormai è in stato di abbandono. Ok, ultimo, e poi riprendiamo le file del discorso, visto che parliamo, appunto, di La Terza in generale, appunto, siamo in un posto d'alto molto bello, turismo culturale. Quindi cosa farebbe invece un gruppetto di persone che fanno turismo culturale, che vengono alla Terza, diciamo, da queste parti a fare turismo culturale? Il nostro è un turismo culturale, perché comunque può essere di tipo escursionistico, avventuriero tra virgolette, se lo si mette sulla scoperta delle gravine in generale e
si entra nelle gravine per la riscoperta naturale. Però rimaniamo sul culturale in città, arriva un gruppetto di settantenni tedeschi che magari proprio la voglia di andare a fare arrampicata magari non ce l'hanno, magari vogliono vedere il posto, cosa gli facciamo fare? Gli facciamo visitare i centri storici e le chiese rupestri naturalmente. E la caratteristica fondamentale del nostro territorio è quello di avere insediamenti e chiese rupestri. Quindi comunque si porta il turista a riscoprire quella che è la civiltà rupestre, quello che è stato, e una caratteristica che parte da Matera fino ad arrivare a tutto l'arco ionico, fino a Grottaglie. Quindi il turismo culturale nel Parco delle Gravine è essenzialmente riscoprire i centri storici che, come quello di La Terza, si innestano sulle gravine e al contempo visitare e far conoscere la civiltà rupestre e le chiese rupestre. Ok, perfetto, grazie. Ovviamente potremmo andare avanti all'infinito, nel senso che di forme turistiche ce ne sono veramente un'infinità. Ne ho lette appunto diverse dai vostri documenti, ma ne potremmo citare tante altre. Alcune che uno reputa migliori e altre che uno reputa peggiori, ma sempre forme di turismo sono. Leggevo appunto uno dei documenti che mi ha girato appunto Francesco, il trash tourism. Poi c'è l'horror tour, cioè ci sono tante anche forme che magari io non farei mai o non apprezzerei, ma esistono, cioè tecnicamente anche lì c'è gente che ama, tra virgolette, andare a vedere posti o a fare, diciamo, attività turistica in luoghi dove è successo qualcosa di brutto, eccetera. Questo era solo per iniziare un po' a dirci in maniera molto semplice che quando parliamo di turismo in realtà parliamo di tante attività diverse. C'è un antropologo spagnolo che secondo me giustamente dice che noi usiamo il termine turismo semplicemente per comodità, perché poi in realtà è talmente diversificata l'attività turistica che non esiste in realtà il turismo, è proprio un termine dove ci puoi mettere di tutto di più, dalle cose che appunto più ci piacciono alle cose che meno ci piacciono, ma sempre turismo sono. Possiamo essere critici con certe forme turistiche o con certi turisti, ma sempre turismo è, al di là di quello che noi diciamo possiamo poter pensare che sia giusto e sia sbagliato. Sempre per, come dire, capire la complessità di questo termine, ora ci spostiamo, diciamo, a pensare invece a tutto il comparto lavorativo del turismo. Si diceva prima giustamente, il turismo è un'attività di fatto lavorativa. In genere, sì, diciamo, uno dei motivi per cui si spinge molto sul turismo è che si spera, si crede, si confida nel fatto che possa portare reddito, lavoro, eccetera. Ma anche lì andiamo a toccare dei tipi di lavori che sono totalmente diversi. Faccio degli esempi molto banali. Il lavoro del ristoratore è una cosa, il lavoro di colui che si occupa dei trasporti, pubblici o privati che siano, è tutto un altro tipo di lavoro. Pensate a chi lavora negli aeroporti rispetto appunto a chi lavora magari in un ristorante. Gestire una piccola attività di tipo ricettivo, come può essere un bed and breakfast, è un tipo di lavoro. Essere il facchino di un grande hotel è un altro tipo di lavoro, e quando dico altro tipo di lavoro non mi riferisco solo alla paga, che può essere diversa, o al fatto che uno è salariato imprenditore, intendo dire proprio che è totalmente un altro tipo di mansione, e tutto, cioè, la somma di queste diverse mansioni formano di fatto, diciamo, il turismo. Quindi la prima cosa che mi preme dire oggi appunto è che quando usiamo questa parola dobbiamo capire che entriamo in un mondo che è molto articolato, molto complesso, e soprattutto, che poi sarà un po' il tema di tutti questi incontri, che non si può inventare. Non so chi di voi, visto che siamo alla Terza, io ora ultimamente sto a Matera, e nei giorni scorsi c'è stata questa iniziativa che ha avuto un grosso battage pubblicitario, quindi magari qualcuno è capitato anche che è passato a vedere il presepe vivente. Non so se qualcuno ha avuto modo di passare, di sentire. Per capire chi è passato, alzate le mani così capisco se uno, due, pochi, gli altri non, però sapevate che c'era, giusto per capire. Quindi è stata un'iniziativa dove si è fatto un buon vantaggio pubblicitario, diciamo, il marketing ha funzionato sicuramente molto bene. Visto che di come presenza proprio, certo. Sì, lì hanno coinvolto hanno coinvolto diverse prove, hanno fatto, diciamo, un lavoro
tecnicamente parlando interessante, no? Dal punto di vista, diciamo, di come si fa un evento turistico interessante. Peccato che si sono dimenticati del tema di cui invece parleremo oggi, cioè che non basta avere una bella idea, perché sicuramente è stata una bella idea, come Federico, può essere la festa di Federico fatta da Altamura, cioè questi eventi medi che comunque attirano molte persone. Allora, uno deve organizzare bene una cosa e ben venga, deve saperlo promuovere, infatti ci occuperemo di marketing non a caso, ma deve anche capire che non basta solo quello. C'è un proverbio orientale, non so se cinese, mi dicono cinese, ma potrebbe essere insomma, anche non proprio cinese, che dice che il turismo è come il fuoco. Può essere molto utile, perché se tu sei attento, soffi, eccetera, eccetera, effettivamente sappiamo bene le potenzialità utili del fuoco, però se soffi troppo e se non stai molto attento, scoppia un incendio. E poi dopo, chiaramente, domarlo è tosta. Ecco, io la trovo effettivamente una metafora assolutamente illuminante per introdurre un po' l'argomento, cioè quando ci occupiamo di turismo, quando ci occupiamo di organizzazione e di marketing poi turistica, dobbiamo anche ricordarci che non è solo come si soffia, non è solo il soffiare, è anche il come soffiamo, per cui stiamo attenti. Stare attenti ci permetterà probabilmente di fare delle cose buone per il nostro territorio, di fare in modo che un po' tutti gli auspici che sentivo già prima diventino qualche cosa di reale, di concreto, minimizzando i problemi. Perché parlo di problemi? Perché, come vedremo poi fra un poco, è troppo comodo, anche troppo, come dire, utopistico, pensare che il turismo è una cosa bella appunto. Il turismo non è una cosa bella appunto, il turismo è un'attività, come dicevamo prima, un'attività molto complessa, che ha delle grandi potenzialità, e su questo lo sappiamo tutti, ma ovviamente anche delle potenziali problematiche che andremo poi più tardi a vedere assieme. E quindi tenerne conto è molto importante per appunto evitare facili entusiasmi e soprattutto per evitare che quando ci occupiamo poi di marketing ci dimentichiamo tutto quello che può venire, diciamo, dietro di meno positivo. In genere dopo un evento turistico, quale che sia, diciamo di media grossa portata, quando si fanno le analisi si dice sempre ok, allora i numeri sono andati bene, che ne so, se abbiamo fatto la bigliettazione, abbiamo avuto tot biglietti, eccetera, eccetera. Sì, c'è stato qualche problema, ma quello si risolve. Certo, l'auspicio è sempre che tutto si risolva, ma siamo attenti, nel senso che non è detto che tutto si risolva, dipende da come stiamo organizzando un evento. Allora ecco che nel momento in cui organizziamo qualsivoglia attività turistica, dobbiamo stare attenti, diciamo, a come lo facciamo. Allora, siamo un bel po'. Allora, magari dopo riusciamo pure a fare un lavoro più di gruppo. Ora continuiamo un po' con la parte, diciamo, di tipo teorico. Allora, faccio un breve excursus, sempre per capire un poco, diciamo, di cosa stiamo parlando quando parliamo di turismo, perché è una qualche cosa che, insomma, va maneggiato con cura e bisogna capirsi bene. Allora, molti di voi probabilmente sapranno che quando parliamo di turismo, diciamo, l'accezione odierna di turismo è in realtà un'accezione che è abbastanza, diciamo, recente nella storia dell'uomo, nel senso che se è vero che l'uomo ha sempre viaggiato, e questo lo sappiamo, diciamo, è attestato da tantissimi libri anche antichi, non è vero che l'uomo ha sempre viaggiato come viaggia oggi, anzi, si dice che nell'Ottocento ci fu, diciamo, la storia narra che il primo a fare un viaggio di gruppo fu Thomas Cook, che era tra l'altro una persona che si occupava di persone con problematiche sociali, se non ricordo male alcolisti, e che volle fare questa escursione, per cui praticamente fittò questo treno, insomma, ha creato questa prima iniziativa, diciamo, di gruppo, per cui tutte le persone interessate pagavano, diciamo, un prezzo irrisorio e facevano questa escursione. Da allora ad oggi, ovviamente, siamo entrati nell'era del turismo contemporaneo, detta anche spesso e volentieri del turismo di massa. Ovviamente chi come me si occupa di turismo responsabile non crede che, come qualcuno pure crede, era meglio prima perché viaggiava meno gente e quindi c'erano meno problemi. È ovvio che c'erano meno problemi. Tutte le volte che si spostano masse di persone da un posto a un altro,
al di là del motivo per cui si spostano, è chiaro che ci possono essere dei problemi, però è chiaro anche che questo, diciamo, è frutto della democratizzazione del turismo, cioè del fatto che finalmente oggi tutti possono viaggiare, tutti possono fare turismo, e questo è un fatto bello, non è un fatto brutto. Prima, quando c'era, che ne so, il Grand Tour nel sud Italia, se vi andate a leggere i libri delle descrizioni di questi viaggiatori, gente anche molto importante in genere, dell'aristocrazia, soprattutto inglese, che arrivavano nel sud Italia, le loro descrizioni sono sul paesaggio, sono su i nobili che incontravano, o le persone dell'aristocrazia che incontravano, tutto il resto, quindi noi, diciamo, tutto ciò che era il popolo, diciamo, del sud, erano tratteggiati in maniera molto così minimale, semplicissimo, senza nessun reale interesse, perché quello era il loro viaggio. Loro, era un viaggio, diciamo, in cui le tappe erano, diciamo, si andava presso altre persone, diciamo, dello stesso lignaggio, e insomma si facevano questi lunghi viaggi. È chiaro che il viaggio di cui parliamo oggi, il turismo di cui parliamo oggi, è tutt'altro. C'è stato anche un periodo negli anni 60, quando si è iniziato a criticare il turismo di massa, che qualcuno diceva che il turismo era, diciamo, la causa di tanti mali della società. Togliamo anche questo, diciamo, sfatiamo anche questo luogo comune. Al massimo il turismo può essere acceleratore, ma fondamentalmente non è la causa. Il turismo, ripeto, è un fenomeno molto complesso, è un insieme di attività diverse, e è ovvio che, come quando tante persone vanno allo stadio o vanno a fare un pellegrinaggio, chiunque si sposta, ripeto, masse di persone si spostano per qualsiasi motivo, ci possono essere dei problemi. La bravura nostra sarà quella di fare in modo che, insomma, questi problemi siano, come dire, capiti prima che si possano avverare, perché ormai sono almeno 50 anni che si studiano le problematiche legate al turismo, quindi ci sono tutte, diciamo, le potenzialità per stare un po' più attenti prima, in fase di organizzazione e di, appunto, poi di lancio del marketing di un evento. Tanto per tornare all'esempio che facevo prima del presepe vivente, una cosa che ha lasciato tutti gli operatori, quelli che appunto ne sanno un po' di più magari, ha lasciato di stucco, è stato che, a differenza di tantissime altre anche sagre di piccoli paesi che si vedono un po' in giro, è capitato tantissime volte in giro un po' in tutto il sud Italia e non solo, dove si chiude la cittadina, cioè, beh, dobbiamo fare un grosso evento, viene tanta gente, chiudiamo, non entra nessuno con la propria macchina, con i pullman, parcheggiano fuori, si mette un servizio di navetto, l'ho visto fare anche in Puglia in vari eventi importanti, e così evitiamo, diciamo, che si crei il delirio. Ecco, non pensare a una cosa del genere e dire, beh, certo, l'anno prossimo magari dobbiamo stare un po' più attenti, però avevamo messo le indicazioni. È il classico sinonimo, diciamo, di quando un evento non è stato ben pensato nelle sue problematiche. E ripeto, stiamo parlando di... cioè, il turismo muove gente. Una metafora che uso io non è cinese, ma è assolutamente, diciamo, autoctona, è che il turismo... Per capire un po' il turismo, secondo me bisogna pensare a quando, diciamo, qualcuno, che ne so, tipo, decide di mettere su un impianto di lavanderia a gettoni. Ora, l'impianto di lavanderia a gettoni fa venire gente che va a mettere il gettone per lavare le cose. Non so se ci sono alla terza, insomma, un po' in giro ci sono posti, soprattutto nel nord Europa, dove queste lavanderie a gettoni sono molto, diciamo, utilizzate. Non c'è la lavanderia in casa, c'è la lavatrice in casa, si va a quelle a gettoni. È chiaro che finché io lo faccio nel cortile di casa mia, come succede appunto nel nord Europa, vabbè, quelli che abitano in quel posto sanno che hanno il locale per lavare i panni, vanno là e grosso modo si regolano fra di loro, è la loro comunità che, diciamo, se ci sono problemi si organizza, migliora, se c'è un litigio se la vedono al loro interno, eccetera. E se io invece inizio a mettere questa, diciamo, lavanderia a gettoni tipo in un posto del genere, in un posto, diciamo, pubblico, in un posto, diciamo, attorno al quale ci arriva gente, ci abita gente o ci passa gente, è chiaro che le persone saranno dirottate qui. E se questa attività funziona, e se viene più gente, se io compro altre lavatrici, eccetera, 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 io prima o poi avrò che questa mia attività, che è un'attività privata, può non andare più bene, diciamo, nel posto, perché io sicuramente sto muovendo l'economia, ci sto guadagnando, eccetera, ma l'afflusso di persone che vengono appositamente per questo tipo di attività potrebbe non andare più a genere, diciamo, tutte le persone che magari poi da questa attività non, cioè, magari passano perché ci abitano, non gliene frega niente di quello che sta succedendo qua. Il turismo è esattamente uguale, non è la panacea di tutti i mali, non è un'attività che fa venire solo belle persone, questa è un'altra delle cose divertenti, cioè, facciamo turismo così arrivano persone che apprezzano il territorio, lo valorizzano, sì,
Non è proprio così, nel senso che è chiaro che se noi siamo bravi a creare un'offerta turistica per cui identifichiamo delle fette di mercato, dei potenziali turisti che ben si confanno, diciamo, a un'idea di attenzione al territorio, ed è quello di cui discutiamo ovviamente in questi laboratori, ben venga. Ma è chiaro, evidente, che io, voglio dire, se faccio una pubblicità di una località semplicemente per dire venite che è bella, poi mi verrà la persona molto colta, ma mi verrà anche la persona che, diciamo, di cultura non gliene frega niente, avrò la persona che è molto attenta a quel posto e quindi sarà rispettoso del luogo come delle persone che ci vivono, e la persona che non gliene può fregare di meno, diciamo, di essere attenta. Lo sperare che ciò non accada è stupido, nel senso che non c'è nessun motivo per cui ciò non debba accadere. Se una qualsiasi località va di moda, noi sappiamo che, insomma, le mode sono importanti anche per questo, nel bene o nel male, cioè se una località soprattutto va di moda, può essere il Salento come Matera, come può essere Cortina, come qualsiasi altro posto vi possa venire in mente, non c'è scritto da nessuna parte che verranno solo le belle persone. Non c'è nessun libro di studio sul turismo che riesce a teorizzare questo discorso. Quello che si può fare, quello che vi auguro di fare assolutamente in territori del genere, soprattutto anche già sentendo un po' prima quello che dicevate, è che se uno ci tiene al proprio territorio, allora cerca anche di creare delle iniziative e di far sviluppare un certo tipo di turismo per cui la prevalenza delle persone che si cerca di attirare sono ben connotate con quel tipo di turismo, che poi appunto so che si parla di turismo esperienziale, eccetera, cioè tutte quelle persone che quando vengono in un posto magari non vogliono fare proprio l'esperienza, come diceva prima qualcuno, capire proprio il modo di vivere di un'altra cultura, perché quello, diciamo, già un po' più, ci vuole forse un po' più di tempo, però quantomeno, ripeto, ci possiamo accontentare che una persona che venga 2 o 3 giorni in un posto, quindi proprio il minimo del classico pacchetto Formula Weekend, ebbene, queste persone sarebbe auspicabile che abbiano, diciamo, voglia di quantomeno avere uno scambio. Rimettiamoci, diciamo, a questo, cioè il primo obiettivo deve essere questo, avere uno scambio, fare in modo che la valorizzazione di cui tanti parlano e tanti vogliono sia reale, ok? Quindi questo è il nostro primo obiettivo, fare questo. Se non ci poniamo in quest'ottica, qualsiasi idea di turismo, ripeto, prima o poi arriva qualcheduno che ha un'ottima idea imprenditoriale, turistica, perché è capace di attirare gente, ovviamente turismo è se riusciamo ad attirare gente, e a quel punto se io decido e sono, diciamo, assecondato in qualche modo di fare, che ne so, una bellissima discoteca in zona perché so che c'è una richiesta, chiaramente il turismo è un discorso di domanda offerta, quindi io posso tranquillamente pensare di fare una mega discoteca non culturale, non me ne frega niente, voglio semplicemente gente che viene, paga e poi se ne va dove gli pare. Questa cosa avverrà, e allora poi bisogna capire se questa cosa va bene o non va bene. Io mi è capitato di fare un po' di consulenza turistica in provincia di Lecce un po' di anni fa, a un bed and breakfast che doveva aprire. Apre questo bed and breakfast, dopo pochi mesi, sopra proprio la collina, che è un bellissimo bed and breakfast vista sul mare, quindi, diciamo, come dire, ragazzi che erano tornati in Salento per fare questo, eccetera. Dopo, diciamo, qualche mese che ha aperto questo bed and breakfast, sopra gli hanno aperto una mega discoteca, per cui chiaramente la gente prima nel bed and breakfast non dormiva più, cioè era una discoteca all'aperto, stava lì ad aria a pochi metri. E allora lì che succede? E allora lì succede che quello che conta realmente in ogni posto, ripeto, qualsiasi posto, sono i rapporti di forza, nel senso che se c'è una comunità locale fatta di operatori che ci tengono a un certo sviluppo e hanno voce in capitolo, allora ecco che certe cose possono andare in un certo modo. Se invece gli operatori non sono, diciamo, non formano una comunità aggregata, ognuno pensa ai fatti suoi e ognuno pensa al proprio business, è chiaro e evidente che il business diventa l'unica cosa che conta, basta che a norma di legge ovviamente, e si andrà avanti. E si andrà avanti con un qualsiasi sviluppo del turismo, non con quello che vogliamo noi, ma con quello che andrà per la maggiore. E se una città diventa famosa per un qualsiasi motivo, poi vagliela a togliere quell'etichetta da addosso. Vi faccio un esempio, non so quanti di voi conoscono una località che, ahimè, per loro è molto famosa, che si chiama Benidorm. Io spero di no, ma insomma, non so, qualcuno ha mai sentito questa località? Benidorm, vicino Alicante, Spagna del Sud, poco prima di arrivare in Andalusia, costruiscono su questo tratto di spiaggia, appunto vicino Alicante, un'offerta turistica,
all'epoca pensavano di fare una cosa geniale, probabilmente dal punto di vista economico l'hanno fatta, perché Benidorm per decenni è stata meta privilegiata di un certo tipo di turismo, che non direi neanche balneare, perché in realtà era frequentata da giovani di tutta Europa. Sapete che in Europa, a differenza dell'Italia, ogni 8 mesi c'è una settimana di vacanze, grosso modo, sia diciamo al lavoro, ma soprattutto diciamo all'università. Per cui questi ragazzi avevano questa settimana, andavano tutti a Benidorm, non neanche a farsi il bagno a mare, non gli poteva fregare di meno, c'erano le piscine in mezzo a questi grossi grattacieli fatti per a mo' di albergo. E forse avete visto qualche volta in qualche telegiornale gente che si butta dalla camera dell'albergo in piscina, diciamo, sotto. Ecco, quello è Benidorm, no? Quello era famoso per questo, era gente che andava lì a ubriacarsi 3-4 giorni a discoteche, in discoteca eccetera, e poi appunto succedeva quello che succedeva. È turismo, poi può piacere, può non piacere, ma quello è turismo, ed è stata una formula turistica che è andata benissimo per decenni. Ora hanno contattato delle realtà di turismo responsabile spagnole per chiedere di provare a fare qualche cosa, ma non è facile, perché quel luogo è stato identificato per decenni come un luogo dove fare questo, costruito, pensato, è in Europa fa molto strano, perché diciamo non ci sono esempi simili. In realtà poi in Centro America queste situazioni dove costruiscono questi grossi grattacieli, alberghi, diciamo, vicino al mare è molto più diffusa, diciamo, in Europa un po' di meno. Comunque Benidorm è qualcosa di incredibile, se uno ci va. Poi magari, ripeto, per essere stata almeno 30 anni in funzione, sempre piena nei weekend, vuol dire che la formula da un punto di vista economico funzionava. Allora ecco che non dimentichiamoci che il turismo è sì un'attività economica, ma è un'attività impattante, perché viene gente, e in base a quello che noi andiamo a proporre, diciamo, possiamo sperare che il nostro, diciamo, territorio accolga persone di un certo tipo, oppure ne accoglierà altre, e qua la sfida, diciamo, si apre. Io non ho un orologio con me, quindi chiederei poi a qualcuno ogni tanto di aggiornarmi, così faremo due pause sicuramente durante la nostra... Ok, allora io vado avanti per un altro po', facciamo una breve pausa e riprendiamo. Allora, stavamo, quindi abbiamo detto, agli anni 60, e... ma sì, va, parliamo un po' di quello che è successo in quel periodo. Allora, come nasce Benidorm? Nascono tante altre realtà di turismo, diciamo, di massa. Lo dicevo prima, il turismo di massa è sicuramente un fatto bello, perché la democratizzazione del turismo, però, diciamo, porta dietro tanti problemi. Questi problemi vengono notati soprattutto nei paesi del sud del mondo. Il motivo per cui il turismo responsabile, vi dicevo all'inizio, si è evoluto è perché all'inizio i primi a occuparsi di turismo responsabile si occupavano di viaggi nel sud del mondo, laddove queste problematiche, e dopo, ora faremo dopo la pausa, poi faremo un bel elenco partecipato, diciamo, di potenziali problemi, diciamo, riguardanti proprio il territorio, si notò che lo sviluppo del turismo stava creando una serie di mostruosità. Da un punto di vista dei tre impatti classici che poi, insomma, vengono utilizzati quando si parla di turismo sostenibile e responsabile, quindi l'ambiente, l'economia locale e, diciamo, tutto ciò che ha a che fare col mondo socioculturale della comunità locale. Questi tre pilastri, diciamo, dello sviluppo sostenibile furono utilizzati dai pionieri del turismo responsabile per dire: guardate, qui le cose non vanno bene. A chi ci si rivolgeva? Appunto, ci si rivolgeva innanzitutto ai turisti, perché, come dicevamo, non è che tutti i turisti sono belli, carini, educati, che spendono tanti bei soldi, che ci fanno stare felici. I turisti sono persone che hanno la possibilità di viaggiare, viaggiano, e molto spesso, diciamo, non si comportano come noi vorremmo. Per cui i primi documenti, negli anni appunto 60, di critica al turismo, erano rivolti ai turisti, a cui gli si diceva: guardate, un po' più di attenzione, cioè siete tutti in un posto dove abita gente, non state lì a distruggere tutto, cioè cercare anche di capire che, sì, ho capito, portate i soldi, eccetera, eccetera, tenete presente che nei paesi del sud del mondo chiaramente l'impatto economico del turismo era molto maggiore di quanto può averlo qui, no? Un turista, qualsiasi cosa spendeva, anche pochissimo, per il suo, diciamo, modo di vivere, per il suo status sociale, lì era sempre tantissimo, e quindi aveva un potere anche contrattuale forte, e questo ha creato, ripeto, tante grosse problematiche. Ne dico una per tutte, non creata dal turismo ma molto alimentata dal turismo: il turismo sessuale con i minori. Chiaramente, quando arriva gente con tanti soldi, dice: guarda, io pago, poi alla fine sempre turismo è, io sto viaggiando, sto in un posto, tecnicamente è turismo, in più vengo, voglio fare questo e ho tanti bei soldi da darti. E abbiamo interi villaggi
con genitori che fanno fare le prostitute alle figlie o anche ai figli perché c'è il mercato. Legge della domanda e dell'offerta, nulla questo, diciamo, da quel punto di vista, da un punto di vista etico molto, ma dal punto di vista prettamente, diciamo, dell'attività economica, ecco perché dico sempre, non dimentichiamoci che non c'è solo l'economia, ma l'economia va sempre, diciamo, abbinata a un discorso, diciamo, di quantomeno di etica proprio minimale, va, di attenzione al proprio territorio. Queste cose succedevano, succedono ancora oggi, lo sappiamo bene, ma all'epoca furono devastanti. In realtà, giusto parentesi, il turismo sessuale con minori fu iniziato, fu purtroppo una piaga che iniziò con i militari, ma cambia poco, nel senso che è il solito discorso, erano tante persone che stavano in un luogo altro. Quindi, come vedete, poi non è che cambia il, diciamo, cambia il motivo per cui uno stai in un posto, in quel caso era per la guerra, nel caso del turismo per fortuna no, ma è sempre lo stesso, è l'impatto di tante persone in un altro territorio. Succede quindi questi, diciamo, succedono queste grosse problematiche, ripeto, ho fatto l'esempio quello più purtroppo forte, più agghiacciante, ancora oggi purtroppo molto in vigore in tante parti del mondo, ora in Africa soprattutto si sta molto espandendo questa brutta, diciamo, modalità di fare turismo, e le ONG, che sono quelle, erano quelle che, insomma, stavano un po' su questi territori nel sud del mondo, appunto, iniziano a protestare. Non protestano solo loro, finalmente dopo 10 anni, diciamo, buoni di proteste, anche gli organismi, quelli, diciamo, un po' più importanti, quelli proprio del turismo, come l'Agenzia dell'ONU per il turismo, si rendono conto che ci si è preoccupati solo del marketing, ci si è preoccupati solo di far viaggiare le persone. I primi documenti delle Nazioni Unite, diciamo, per quanto riguarda il turismo, era un invito a tutti i paesi a far viaggiare. Guardate che il turismo porta soldi, fatevi viaggiare le persone, non create barriere, non create ostacoli, fate viaggiare. Questo era l'imperativo degli anni 60, perché lo scopo era che, diciamo, lo slogan anche era: il turista deve poter passare, il turista deve stare tranquillo, il turista porta ricchezza e quindi benessere, punto. Finiva là negli anni 60. Poi negli anni 70 si è stati, beh sì, so, ok, tutto vero questo, ma forse manca un pezzetto. Ecco, quel pezzetto, diciamo, l'abbiamo recuperato in questi anni, per fortuna, diciamo, un po' tutto il mondo si è reso conto che c'era bisogno di un'attenzione maggiore quando facciamo turismo. Oggi la parola turismo responsabile viene usata anche dall'Unione Europea nei suoi documenti fondativi del turismo, insieme al turismo sostenibile, proprio perché ci si è resi conto che turismo sì, il turismo va bene, il turismo è importante, a patto che sia, diciamo, avvicinato e sia sempre, diciamo, si stia sempre attenti a quest'altra, diciamo, parte del discorso, che all'epoca, ripeto, veniva un po' messa da parte, che diceva, beh, alla fine, se poi gira l'economia, che bello. L'economia deve girare, ma come sempre l'economia deve girare a patto che poi riusciamo, diciamo, a goderne tutti come comunità locale. Un'altra cosa importante che dico sul turismo, e chiudiamo poi questa parte, diciamo, più sul tema turismo, è che, lo dicevo prima, ci sono tanti lavori diversi, ci sono anche degli attori diversi, anche questo è molto importante. Spesso ci dimentichiamo che per avere, diciamo, nel turismo abbiamo 4 attori, volenti o nolenti. Poi qualcuno cerca di toglierne uno perché c'è un po' scono, ma ci sono tutti e 4 e ne dobbiamo tener conto. Poi ognuno decida come farlo, ma va assolutamente fatto. I primi sono i turisti. Vabbè, se non ci sono i turisti, possiamo avere l'idea più bella di questo mondo. Alla terza possiamo aver ideato i percorsi più fantasmagorici, però poi se non ci sono i turisti è un'iniziativa culturale, diciamo, la parola turismo la cancelliamo. Quindi il turista è fondamentale. Poi, ovviamente, non entro nella discussione che, diciamo, conosco bene e che approvo anche, se vogliamo, tra turista e viaggiatore, vogliamo il turista, vogliamo il viaggiatore. Diciamo, siamo tutti turisti, poi possiamo fare delle specifiche, ma fondamentalmente, per non incasinarci, rimaniamo sul fatto che parliamo di turisti, per dire chiunque si muova da una parte all'altra per visitare, quindi non in guerra, ma in pace, diciamo così, questo può essere il termine più neutro da usare. Allora, innanzitutto ci vuole il turista, poi è ovvio ci vogliono degli operatori turistici. Immaginate un turista che arriva alla terza e non abbia assolutamente nessun operatore turistico. Quando dico operatore turistico non intendo dire l'agenzia di viaggio, operatore turistico è chiunque lavori o prettamente nel turismo o in un'attività che può essere utile al turismo. Il ristoratore non è un'attività prettamente turistica, in realtà in tanti posti, diciamo, ci sono ristoranti, osterie o quello che è,
anche se non ci sono turisti, no, semplicemente diciamo, è una, un qualche cosa che funziona perché la comunità locale magari va, usa quel tipo di servizio. Già un noleggiatore, una persona che fa trasporto di persone, beh, già quello è più, diciamo, un lavoro più prettamente turistico, perché probabilmente alla terza non ci sarà uno che va a fare i transfert su Bari se non c'è qualche richiesta da parte di gente che viene da fuori. Gli altri si organizzano, si vengono a prendere tra parenti e cose varie, ma in qualche modo all'aeroporto ci arrivi comunque se sei del luogo, mentre se sei da fuori, insomma, sicuramente avere un servizio, in quel caso prettamente turistico, può servire. Bisogna dormire, sì, se vogliamo che una persona stia in un posto più di una giornata, quindi che non sia un escursionista, come si dice in gergo tecnico, solo per distinguere chi dorme da chi non dorme, per il semplice fatto che chi dorme viene censito e chi non dorme no, e quindi si è fatta questa distinzione ormai molti decenni addietro, di comodo, anche questa è una distinzione ovviamente di comodo, per cui noi siamo soliti chiamare turisti solo coloro che dormono e escursionisti coloro che non si fermano a dormire, ma diciamo che normalmente chi lascia più soldi sul territorio, volendo essere molto gretto nel mio, diciamo, parlare di turismo, è chiaramente il turista, cioè quello che si ferma a dormire e deve poter dormire. Certo, può anche trovare la vecchietta, è capitato tante volte di festival, mi è capitato di andare in festival dove non c'erano posto per tutti, e chi trovava ospitalità dalla vecchietta, chi dall'impiegato di turno, chi metteva una tenda, cioè chiaro che tutto si può fare, però è chiaro che se noi vogliamo, diciamo, attivare del turismo, probabilmente ci serviranno anche questo tipo di operatori qua. Quindi servono degli operatori locali, gli operatori turistici, e teniamo presente anche una cosa di cui non so perché non si parla mai, invece il turismo responsabile, questa cosa è fondamentale. Gli operatori turistici sono di due tipi, proprio in maniera molto banale: autoctoni oppure vengono da fuori. La differenza non è banale, ovviamente il nostro non è un discorso né localistico né niente, è semplicemente una distinzione tecnica. In moltissimi manuali di studi sul turismo si fa notare come è abbastanza logico aspettarsi che l'operatore locale, cioè quello che vive nel territorio, sia mediamente più attento al proprio territorio. Perché questo? Perché comunque ci vive, per cui è difficile che possa davvero separare la sua attività imprenditoriale di operatore turistico con il, come dire, ciò che è il territorio che lo circonda, e quindi con un'attenzione affinché questo territorio, diciamo, non si rovini. L'imprenditore che viene da fuori, invece, pensate se io, che non sono di La Terza, decido di aprire un albergo alla Terza. Ho i soldi, non è vero, insomma, facciamo ipotesi che ho i soldi e voglio aprire un albergo perché intravedo un futuro florido per questa attività e decido di aprire un albergo. Lo succede in tantissimi posti. È chiaro e evidente che io, non vivendo qui, per me è solo il mio rapporto col territorio, a me che non sono proprio una persona particolare, ma sì, io sono invece un investitore. Questo mio investimento, diciamo, finché mi frutta, finché quindi il territorio mi permette di far sì che arrivi gente, tutto a posto. Nel momento in cui inizio a vedere che c'è inquinamento, perché? Perché non si è stati attenti, non si è fatta la battaglia ambientale giusta, la gravina in totale rovina, eccetera. E quindi i miei clienti, i miei turisti, iniziano un po' a lamentarsi, a non voler venire, eccetera. Io, non essendo, diciamo, legato al territorio più di tanto se non a un discorso economico, mi faccio due calcoli e nel momento in cui l'investimento non mi funziona più, mi sposto da un'altra parte. Non c'è bisogno anche di delocalizzare, nel senso, io mi sposto, cioè voglio dire, chiudo qua, vendo qui, apro da un'altra parte. Questo fa normalmente un imprenditore ed è giusto che faccia così se non è del territorio. Allora, un'altra delle cose importanti, quindi, è tenere presente che più operatori locali abbiamo, forti, che fanno girare l'economia, eccetera, eccetera, sicuramente più questa problematica di avere persone da fuori che vengono a fare il bello e il cattivo tempo, dico questo perché mi è capitato, soprattutto l'ho visto in Salento negli ultimi anni, di catene di imprenditori che venivano per dire: questo posto è bellissimo, ce lo privatizziamo, ce lo prendiamo, ci costruiamo un bell'albergo, e diventa una cosa molto positiva dal nostro punto di vista. Lì, come dire, nel momento in cui tu fai una richiesta, legalmente lo puoi fare, poi magari sei anche importante, quindi magari quel piano regolatore della zona si riesce anche a cambiare con una certa facilità, eccetera, e io di questo sono viste tantissime. Dov'è che vengono bloccate? Quando ci sono una serie di operatori locali che già sono attivi, che già sono attenti, eccetera, no, guarda che quel posto, cioè, non puoi farlo diventare così perché non esiste, è un posto dove tutti ne usufruiscono, eccetera, eccetera. Parlo ovviamente di tratti di costa in questo caso, insomma, ovviamente c'è molta richiesta, in Sardegna è successo la stessa cosa, eccetera.
Quindi diciamo, turisti, operatori turistici. Il terzo attore fondamentale, piaccia o non piaccia? Dico piaccia o non piaccia perché a me non piace. Essendo un uomo del sud ho sempre problemi, diciamo, con le amministrazioni locali. Perché al sud abbiamo sempre questa cosa che le amministrazioni locali, qualsiasi amministrazione locale, chiunque governi, quindi a prescindere, appunto, non è una critica, diciamo, a questo o a quest'altro, insomma, anche che ci sia qui, purtroppo c'è una modalità di fare politica, soprattutto al sud, che guarda un po' troppo al proprio particolare. E questo, diciamo, fa sì che il famoso bene comune, quello per cui nasce la politica, per cui tutti i politici dovrebbero, diciamo, stare attenti solo al bene comune, è troppo spesso sacrificato. Però l'autorità locale, l'amministrazione locale, è fondamentale. È fondamentale in un ruolo che è quello dell'arbitro. Quindi è importante che poi i cittadini, gli operatori, eccetera, chiedano sempre a qualsiasi amministrazione locale di essere presenti e di fare da arbitri. Fare da arbitri significa che devono dettare le regole e devono fare in modo che le regole vengano rispettate. Quello che fa l'arbitro in una qualsiasi partita. Non devono fare né più né meno. E perché dico importante nell'ottica, ovviamente, non solo del turismo responsabile, ma in generale? Perché un territorio comunque ha delle sue complessità e non è che si può svegliare chiunque la mattina e dire io voglio fare questo, lo faccio. Quindi è importante che ci sia un'amministrazione che sappia un attimino gestire l'evolversi di un processo turistico, che, come dicevo prima, è molto complesso. Il quarto attore, quello che molti cercano di bypassare, di non parlare, di non citarlo neanche, spesso in alcuni studi questo quarto attore viene cancellato fortemente, è la comunità locale, che ovviamente è diverso dall'operatore turistico locale. La comunità locale è chi vive in un luogo e magari per lavoro fa altro, insomma non c'è niente di male. Spesso capita che in luoghi che sono diventati turistici, in zone magari diventate turistiche all'interno di una città, sembra quasi un privilegio vivere in quel posto. Magari tu ci sei stato 20 anni che era un posto degradato, eccetera, poi improvvisamente diventa un posto per turisti e tu senti quasi che sei, diciamo, il terzo incontro, dici, ma tu che ci fai qua? Cioè, se ti sposti facciamo un alberghetto, magari anche meglio. Ecco, la comunità locale è l'anima di un posto e lo è a prescindere se lavora o meno nel turismo. È l'unica, diciamo, differenza reale che c'è tra la terza e i paesi attorno, perché sì, possiamo parlare che poi c'è un attrattore bello come il parco, diciamo, come le Gravine, ma non c'è solo qui. Allora possiamo dire che c'è un bel castello, ma ce ne sono anche altri. Allora, qual è l'unicità vera di un territorio? Le persone che ci abitano. Le persone che ci abitano poi fanno anche identità, fanno anche cultura, fanno anche enogastronomia, che è diversa, perché magari la ricetta qui sarà diversa dal paese a fianco. Però se noi non abbiamo, come dire, non consideriamo ricchezza la comunità locale, non solo non facciamo turismo responsabile, ma in realtà stiamo appiattendo totalmente la nostra offerta a quella di un qualsiasi altro luogo del mondo, non dico di questa zona, di questa provincia, del mondo. Perché i luoghi da visitare nel mondo sono tantissimi, di attrattori ce ne sono un'infinità, per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta. E allora la vera peculiarità ormai dei luoghi, e lo si è capito, è il genus loci, sono le persone che ci vivono, alcune delle quali avranno magari anche voglia di interfacciarsi con i turisti. Pensiamo magari a quanto è bello vedere magari degli anziani che raccontano storie, vere o false che siano, chi se ne frega, del loro territorio, perché diventa entrare in contatto, diciamo, un modo di fare chiacchiera con il forestiere, che è una cosa, diciamo, molto bella nei paesi che avviene soprattutto al sud. Ma può essere chiunque, può essere la persona che semplicemente ha un bar, chi lavora, il vigile, cioè chiunque può, diciamo, dire, essere un elemento fondamentale per una offerta turistica, nel nostro caso responsabile, di qualità. E quindi per far sì che il marketing, a cui poi, diciamo, vogliamo associare tutti questi bei discorsi, sia un marketing calato sul genius loci locale. Ok, allora possiamo riprendere. In questa seconda parte della nostra, diciamo, chiacchierata di questo primo incontro, entriamo un po' più, diciamo, all'interno del turismo responsabile e quindi, diciamo, del suo nucleo fondativo, che è appunto, diciamo, il problema degli impatti. Quindi affrontiamo prima, e lo facciamo assieme, un po' il tema degli impatti e poi dirò qualche cosa molto breve su questo nuovo modo di concepire il turismo responsabile, che ormai da un po' di anni ci vede protagonisti, e poi invece nella terza fase ci occuperemo proprio di questo territorio, e quindi inizieremo un po' a ragionare proprio
di questo territorio. Allora, il microfono ora inizieremo a farlo di nuovo girare, perché vorrei che facessimo diciamo, assieme un lavoro di elenco, di elencazione di possibili problemi legati al turismo. Ovviamente per farlo ognuno di voi basta che pensa a viaggi che ha fatto o a gente che è venuta in luoghi che frequenta, quindi può essere sia un'esperienza in prima persona che ha visto, oppure diciamo delle esperienze fatte da altri che sono state raccontate, che sono state anche lette sui giornali, non è importante. Lo facciamo però tenendo presente i tre pilastri che ho già citato prima dello sviluppo sostenibile, che sono poi un po' quelli che ci guidano all'interno dei discorsi del turismo responsabile e del turismo sostenibile. Quindi li dividerò io mentre pian piano che me li dite, tra i problemi di impatto ambientale, i problemi di tipo economico rispetto alla comunità locale e i problemi socioculturali. Queste tre, diciamo, questi tre pilastri ci servono per, come dire, capire che sono tre diverse situazioni, ma che poi alla fine sommate, diciamo che il problema o viene da una parte o viene dall'altra, sempre il problema è, diciamo, ci serve solo per capirci meglio. Allora, senza ovviamente, potete raccontare tranquillamente anche dei brevi, cioè, qualche aneddoto, insomma, cioè cerchiamo di contestualizzare quello che diciamo, ovviamente brevemente, in modo che poi andiamo avanti e ragioniamo su queste cose che sono state dette. Quindi pregherei, non dico per forza tutti, nessuno è obbligato ovviamente a parlare ai miei incontri, però diciamo, mi farebbe piacere se il microfono gira abbastanza, diciamo. Spieghi di nuovo il quesito, proprio come... Sì, un aneddoto legato a un problema, ognuno ne racconta uno, piccolino, eccetera, che vi è capitato o di vivere o di sentir dire rispetto al turismo. Può essere un problema di tipo ambientale, un problema di tipo economico, un problema di tipo socioculturale, qualche cosa che è arrivato alle vostre orecchie o ai vostri occhi e dite questo problema c'è stato. Ovviamente può essere sia un qualcosa riferito alla terza o alla zona, ma può essere riferito, prima qualcuno mi raccontava di un viaggio in Egitto, cioè può essere una qualsiasi cosa, ok? Non è importante il dove, è importante dirlo così capiamo se stiamo parlando di un problema più in loco o se invece ha a che fare... C'è un'azione turistica che ha creato poi un problema? Un problema, proprio un problema pratico, un problema che ho saputo c'è stato questo problema in questo posto. C'è stata una problematica, insomma. Esatto. Se non le avete, ben venga, dico se chi ce l'ha, chi le conosce, eccetera, mi dica qualche cosa. Quindi potete anche pensarci due secondi, poi magari qualcuno alza la mano e magari Francesco fa girare poi la... Sì, io una problematica sul territorio la vivo quasi tutti i giorni, può essere anche questa una problematica. La Lipo, io vivo vicino alla Lipo, praticamente vedo dei pullman venire... C'è periodi dell'anno che ne vengono anche addirittura 2-3 pullman per settimana. Pullman turistici, quindi siamo turistici, sì, vengono a visitare la Gravina, però non toccano per niente il paese di Latesa, anzi, il paese di Latesa non sa manco che questi sono venuti, perché per via anche del ponte che non si può manco passare attraverso il paese, vengono dalla via della Pinita, giungono dal casello autostradale Castellaneta, girano dalla Pinita, vanno alla Lipo, fanno l'escursione e se ne vanno, ma sono più volte che sto dicendo agli operatori turistici, intesi come ristoratori, macellerie, tutto quanto, non riescono, un cartello costerebbe se no 4-5 euro a testa, di mettere un cartello dove questi scendono con i pullman per dire guardate che alla terza abbiamo anche la carne arrosta, abbiamo la focaccia, non c'è niente. Praticamente questi visitano la Gravina e se ne ritornano di nuovo a casa. Nessuno li ha visti, nessuno sa che a quattro passi c'è la terza che ha questi prodotti tipici, se ne vanno di nuovo a casa. Questa è, secondo me, una problematica che è una non ricaduta economica sul territorio di quelle micidiali. Questo è il classico problema di tematica, diciamo, che ha a che fare col problema. L'ho sollevato più di una volta questa problematica. Io chiaramente interloquisco, diciamo, subito con queste problematiche, soprattutto se sono della zona, ma anche no, per dire subito, diciamo, qualche cosa. Allora, questo è un classico esempio di problema, diciamo, di problemi di questo tipo ce ne sono tantissimi, ovviamente, in cui c'è un attrattore, in questo caso appunto la Gravina, quindi c'è una potenzialità, la gente viene, cioè ci sono i bus che arrivano, ma evidentemente non c'è attorno una strutturazione di offerta condivisa. Ovviamente, perché prima vi ho fatto tutto quel ragionamento sulla complessità del turismo? Perché è chiaro che ognuno fa il suo mestiere, no?
e nessuno si può inventare più di tanto. È chiaro, è evidente che l'offerta turistica è un qualche cosa che attiene chi fa questo di mestiere. Può essere un'agenzia di viaggio, può essere anche, volendo, in alcuni casi delle associazioni locali che si appoggiano a delle agenzie, ma è chiaro che stiamo parlando di un discorso di pacchetto integrato, che è una cosa un po' più complessa che non far vedere solo un'oasi o un qualsiasi altro bene di qualsiasi tipo. Per cui è chiaro e evidente che ben venga che arrivano comunque dei bus, perché comunque vanno a vedere un attrattore, probabilmente non basta, teniamolo presente come potenziale problema. Ok, prego. Sempre in merito a questi autobus, penso che si riferisca ai pullman di austriaci che sono venuti a visitare, no, altri. Comunque, ok, a Ginosa, per esempio, sono di Ginosa, ho riscontrato tipo un'altra cosa, la mancanza di sicurezza pubblica, perché spesso queste persone venivano in orari tipo dopo pranzo, e stranamente questi orari sembra un deserto, non c'è un vigile, non c'è proprio nessun tipo di controllo, sono, cioè, aria libera, non c'è nessun tipo di controllo, tutti possono fare un po' quello che vogliono. Ed è successo che più di una volta che uno di questi turisti sono stati alcune volte scippati, e quindi si verificano tutti questi episodi. Perché succedono? Perché non c'è una presenza, sì, dell'amministrazione, che lo fa attraverso la presenza dei vigili urbani. Questa cosa che dici, mi ricorda. La cosa più brutta degli austriaci è che dalle 1:30 alle 3, alle 4, fino a quando non apre i negozi, ed era il momento che quelli giravano tutto il paese, tutti i negozi chiusi. Questo mi ricorda due fatti diversi. Uno è che molto spesso, quando non si organizza bene il turismo, in questo caso chiaramente cioè, se questi vengono in pullman ci avranno un organizzatore, sarà la loro agenzia austriaca quello che sarà. È chiaro, evidente, questa agenzia non si è minimamente preoccupata del fatto che, notoriamente, chi abita da queste parti lo sa bene, la controlla, cioè noi sappiamo che dopo pranzo è tutto chiuso. E allora ecco che un bravo operatore in realtà non, come dire, sta attento a quello che offre il territorio, può anche criticarlo o dire mi date, create troppi problemi, non vengo. Ok, però è chiaro che se io vengo in un posto dovrei anche sapere che se qua è d'uso tenere chiusi i negozi, poi uno può sperare che in futuro qualcuno inizi ad aprire, eccetera, eccetera. Come esempio, il turismo non è, essendo un'attività commerciale, è difficile che uno apre così giusto per lo sfizio di aprire. Allora, se la cultura locale è che sta tutto chiuso, è chiaro che lo sto chiuso. Ma l'operatore sposta gli orari nel momento in cui ha una richiesta. L'operatore non è un missionario, un francescano, l'operatore è un commerciante, cioè è uno che dice io, cioè, apro il mio bar o apro se ha un senso economico e se, cosa molto bella del sud che invece altrove non c'è, cioè un po' in centro Europa, se questo aprire in più non va contro anche la mia vita sociale. Che ne so, se io so che la famiglia mia sta a Napoli, le osterie migliori dove si può andare a mangiare, quindi non quelle turistiche, ma quelle dove un vero viaggiatore poi va e mangia bene, la domenica sono chiuse, sono tutte chiuse. Perché? Perché la domenica si sta in famiglia, cioè a Napoli non esiste che questa piccola osteria si sta aperta la domenica, non gliene può fregare di meno. Cosa sta aperto? Sta aperto il ristorante o la pizzeria per turisti, che invece chiaramente sta più in vista, più, diciamo, facendo, cioè. Giusto o sbagliato? È un bel dibattito, però, ripeto, è sempre un discorso di trovare un equilibrio. Un'altra cosa, invece, sul discorso della sicurezza in generale, allora, è ovviamente un problema che sappiamo esistere in tanti posti. Un mio caro amico a Napoli iniziò a fare delle visite alla sanità, sopra la sanità, che è uno dei quartieri più belli di Napoli, ma anche quelli più problematici sicuramente, più popolari, più anche problematici, dove, come sempre accade, se viene qualcuno da fuori è facile che venga quantomeno, diciamo così, guardato e per vedere se c'è qualche cosa da sgraffignare. Succede, purtroppo. Abita tantissima brava gente alla sanità, ci sono più di 100.000 abitanti, ma ovviamente ci sono anche persone molto meno brave. Insomma, lui per fare queste visite chiamò i vigili che aprivano e chiudevano questa passeggiata, per cui questa gente andava in questi vicoli bellissimi, queste scalinatelle che salivano verso Capodimonte, scortato, tra virgolette, dai vigili. Ora, questo mio caro amico che si occupa anche lui di turismo responsabile, quindi questo giusto per farvi capire come non c'è neanche mai una soluzione su cui siamo tutti d'accordo, io lo trovo molto triste questo fatto, nel senso che io sono sempre l'idea che il turismo non debba essere invasivo. L'idea, io sono turista, quindi porto dei soldi, quindi vado ovunque, allora che mi pare a me o che pare al mio operatore turistico,
perché sto pagando e quindi pretendo un servizio e voglio che vada tutto bene, non è che proprio mi convinca moltissimo, sinceramente. Io avrei molto più apprezzato se questo mio amico a Napoli queste passeggiate le organizzava magari accompagnato con i ragazzi del luogo, che di storie da raccontare ne hanno tantissime, sono una risorsa del luogo. Allora ecco che noi con la mia associazione a Napoli per tanti anni facciamo le visite ai quartieri spagnoli, ma le facevamo con un vecchietto dei quartieri spagnoli. Il quartiere spagnolo è un altro quartiere popolare di Napoli, anche questo diciamo bellissimo, ma anche questo problematico. E noi come l'abbiamo risolto? Invece di mandare l'estraneo, che quindi diventa, come dire, il capo degli invasori, cioè diventa colui che porta gente da fuori in un contesto che è un contesto un po' particolare, piaccia o non piaccia, è un dato di fatto. E invece in questo modo, diciamo, questa persona che era del quartiere, quando girava con i nostri ospiti, era un continuo di saluti, di chiacchiere, eccetera. Non abbiamo mai avuto in 10 anni e più di passeggiata ai quartieri uno scippo, ma neanche un... C'era, diciamo, come dire, abbiamo fatto in modo che diventasse una risorsa quel territorio, non arriviamo noi che abbiamo delle idee bellissime e ci piace farlo vedere quel territorio perché è folcloricamente bello da far vedere, che così è più autentico. Un posto, se è autentico, c'ha un'autenticità anche molto, come dire, reale, nel bene, ripeto, in alcuni casi nel male. Ecco, quando parliamo di rispettare i luoghi, chi è operatore dovrebbe anche stare un po' più attento a queste cose, per cui io sono dell'idea che questa volta è colpa dell'operatore. Oppure a Napoli un'altra cosa succede sempre: turisti che vanno in zone sempre molto popolari si incantano a guardare i panni stesi, cosa bellissima, non c'è solo a Napoli, c'è in tanti posti. A Napoli è caratteristico perché passano, diciamo, da una parte all'altra del vicolo, quindi li trovate, diciamo, in orizzontale passando. E diciamo, mentre guardiamo i panni stesi ci rubano l'orologio, ci rubano il portafoglio, eccetera. Capito, però pure tu, cioè, dire, stai un po' più attento, cioè non stai, vuol dire, nel posto più facile di questo mondo. Cioè, io che sono napoletano lo so bene, né posso pensare di mettere polizia in tutti i vicoli di Napoli. Non so se avete idea di quanti vicoli ci sono a Napoli, solo a Napoli, pensate a tutte le altre città turistiche che abbiamo, Genova, eccetera. Allora ecco che la formula vigente non esiste, per carità, però c'è bisogno sempre di tante cose, non c'è mai una soluzione, quindi secondo me non è mai la soluzione da un solo attore che può risolvere una situazione problematica come in questo caso rispetto al diciamo, riferimento, ma è una serie di attenzioni da parte di tutti gli attori, operatori, comunità locale, autorità, perché ovviamente ben vengano e facciano il loro mestiere, eccetera. Ok, grazie, andiamo avanti. Chi abbiamo? Dov'è? Sì, si sente? Sì, giusto per contestualizzare il caso di La Terza, io ritengo che le vie di comunicazione, quindi di accesso, sono del tutto inadeguate, considerando che La Terza, trovandosi incernierata fra le varie province di Taranto, Matera e Bari, siamo, diciamo, posti in una posizione con delle strade che non permettono. Quindi forse si è sicuramente facilitati se si tratta di un turismo organizzato, ma se questo, diciamo, va orientato verso, diciamo, la singola iniziativa, può diventare un problema più rilevante. Ecco. Questo discorso dei trasporti, che ovviamente è fondamentale da queste parti, direi, insomma, centrale, mi ricordo una discussione che si è fatta negli ultimi almeno 3 anni a Matera, dove si diceva: ma non possiamo mica pensare veramente di concorrere a capitale della cultura, viste le difficoltà, insomma, di Matera, La Terza, siamo là, è vero che c'è il trenino da Bari che arriva, ma non è che proprio, insomma, sia facilissimo arrivarci rispetto a tantissime altre località. Eppure Matera è diventata capitale della cultura europea. Io sono dell'idea che i problemi dei trasporti ci sono, sarebbe, come dire che non ci sono sarebbe poco sciocco. Allo stesso tempo il bello forse del turismo è che arriva là dove vuole arrivare. Non c'è bisogno della strada panoramica che arriva al mare per far vedere quanto è bello un posto, non c'è bisogno dell'autostrada che arriva in tutti i posti che vogliono turisti, c'è sicuramente bisogno di migliorare una serie di infrastrutture dei trasporti, questo è ovvio. Pensiamo semplicemente al fatto che la domenica quasi tutte le ferrovie, diciamo, a partecipazione statale, quindi poi in Puglia ce ne sono varie, eccetera, non funzionano, hanno questi pullman sostitutivi. Vi assicuro che, cioè, io sono un operatore turistico e, insomma, far partire una persona anche da Matera, che chiaramente viene collegata
dalle Appulo Lucane, è difficilissimo. Ora pian piano stanno migliorando e ben venga che migliorino. Ed è il solito discorso del cane che si morde la coda, perché loro dicono, vabbè, ma c'è poca gente che utilizza questo strumento, quindi non lo incentiviamo. Io dico, ma se tu non lo incentivi, tu pubblico che te lo puoi permettere, che insomma, i soldi sono insomma, quelli della collettività, quindi lo puoi fare, e se non lo fai tu chi lo deve fare? È chiaro che poi c'è anche l'operatore privato che per carità lo fa. Attualmente andare non solo dalla Terza, ma arrivare da Matera a Bari Aeroporto è complicatissimo, ci sono 4 navette al giorno, insomma, una città che vuole avere turismo con 4 navette veramente non ci fa nulla. Ovviamente dei privati si sono messi a fare questo servizio e ogni tratto costa 70 euro se sei da solo. Cioè io ho dovuto contattare delle agenzie perché avevo degli ospiti che arrivavano, eccetera, non c'era la navetta, ho dovuto pagare 70 euro per far venire il relatore di turno, che voglio dire, sono cifre non da poco per un operatore turistico che deve magari organizzare un'iniziativa del genere. Quindi sicuramente c'è molto da fare, questo è ovvio. Anche lì siamo attenti, diciamo, però a non fare la caccia alle streghe, nel senso che diventa anche comodo pensare che non c'è turismo per questo motivo. In realtà il turismo c'è se il posto attira, e se il posto attira la gente ci arriva in qualsiasi modo. Io mi sono trovato l'anno scorso ad Aliano è uno dei tanti posti irraggiungibili della provincia di Matera, veramente qualcosa di incredibile. E beh, c'era gente che era riuscita ad arrivare da Napoli con dei pullman cambiando in altri posti assurdi, perché pur di venire, perché c'era un'iniziativa interessante, la gente è venuta. Quindi il turismo ha una bella potenzialità, riesce a invertire le cose. Allora, se noi riusciamo a far venire la gente, quella che riusciamo a far venire, poi si innescono dei meccanismi per cui riusciamo anche a migliorare certe cose. Invece noi ci aspettiamo che prima ci mettano tutti i servizi a posto e poi arrivano i turisti, possiamo stare qui ad aspettare, ci facciamo un po' vecchiotti e dire che secondo me non cambia molto. Comunque, diciamo, il tema dei trasporti ovviamente c'è poco da fare, grazie. Non si sentirà con lo stesso, visto il livello di voce che ho. Io sono di Mottola, sono la responsabile dell'ufficio turistico di Mottola. E, ecco, ho un quadro un po' più generale rispetto ai singoli interventi e i problemi, ecco, faccio un intervento generale sulla terra delle Gravine piuttosto che sulla singola realtà, perché alla fine i problemi sono comuni e stiamo cercando di affrontarli un po' alla volta, perché non è semplice. Questo è un territorio che è stato abbandonato per tanti decenni, nemmeno questione di anni, e quindi abbiamo da recuperare tutto quello che invece sono riusciti a fare in altre province, in altre zone della Puglia. Cioè, voglio dire, purtroppo è la realtà, dire che in questo momento la provincia di Taranto e la terra delle Gravine è un po' la Cenerentola della Puglia, perché su quello che è avvenuto nel Salento, la Valle d'Itria che è qui vicino, o il Gargano e tutto il resto, noi purtroppo siamo per vari motivi, per tanti motivi, molto molto indietro. E parto dalla considerazione che quello che si diceva il signore a proposito del fatto che arrivino i turisti sulla Gravina di Laterza e non riescono ad arrivare nel centro storico, è un problema generale, ed è un problema legato innanzitutto al fatto che la terra delle Gravine viene ricordata per le Gravine, e quindi anche ad esempio Mottola, che ha le Gravine e le chiese rupestri fuori dal territorio del centro storico, perché noi siamo l'unico paese sulla Murgia, alla fine sui Deplian è una questione proprio di promozione anche turistica del territorio. Si parla della Gravina di Laterza, ma non si parla del centro storico, come si parla della chiesa rupestre di San Nicola a Mottola e non si parla del centro storico di Mottola. Quindi è normale che alle agenzie, o comunque il turista per sé che legge della Gravina di Laterza, non è spinto o incuriosito nell'andare a conoscere anche quello che nel centro storico di Laterza c'è. E l'altro problema forte di questo territorio è il coordinamento e la rete, che non c'è né nei singoli paesi,
perlomeno tra le varie attività che dovrebbero, diciamo, far parte del settore turistico, e né quantomeno l'altro problema grosso è quello a livello extracomunale, quel coordinamento tra i vari paesi. Stiamo parlando di una realtà territoriale in cui i paesi sono molto piccoli, 15-16 mila abitanti. Al di là del fatto che non si può promuovere la Terza o Mottolo o Palagianello in sé, cioè andrebbe fatto un discorso a più ampio respiro e di coordinamento sulla terra delle Gravine, che al di là del parco delle Gravine che si è tentato di far partire ancora non è partito. Cioè siamo rimasti aggrappati all'idea che il parco delle Gravine dovesse partire da un momento all'altro, e sono passati quasi 20 anni, e il territorio per questo non è partito, non è partito nemmeno come coordinamento di Terra delle Gravine, come può essere avvenuto per il Salento o la Valle d'Itria o il Gargano, che alla fine Gargano magari è il parco nazionale, ma la Valle d'Itria non è un parco. Quindi cioè alla fine il brand territoriale di un territorio caratterizzato da elementi culturali e ambientali simili non è mai decollato da sé. Quindi comunque, e manca comunque, mancano le infrastrutture, mancano i parcheggi, che arrivare a una chiesa rupestre del territorio di Mottola, San Nicola, che magari è considerata una delle chiese meglio conservate, non c'è un parcheggio, sono ancora strade interpoderali, insomma sono strade di campagna, e anche arrivare con un pullman si fa difficoltà, anche solo a farlo svoltare, anche ad arrivare, cioè si può arrivare soltanto in piccoli gruppi. Manca la segnaletica in alcuni paesi in cui è stata fatta 30 anni fa, e non c'è più nemmeno la segnaletica. Sono tutte una serie di problematiche che pian piano stiamo cercando di superare. A livello logistico è normale che l'attenzione di un'amministrazione comunale, delle amministrazioni comunali, ci deve essere, perché sono situazioni che soltanto cioè grossi investimenti o comunque sono di gestione proprio strettamente burocratica loro. A livello nostro privato, ecco, la collaborazione tra le varie realtà sociali, e si parte anche da un'altra considerazione, che in tutto il territorio della Terra delle Gravine adesso sta nascendo l'ufficio turistico qui alla Terza, mancavano gli uffici di riferimento, quindi anche la persona, il gruppo, arrivare in un paese non aveva nemmeno il punto di riferimento a cui chiedere informazioni. Queste sono tutte situazioni che messe insieme hanno sempre creato grossi problemi nello sviluppo del turismo in questo territorio. Adesso si sta muovendo qualcosa, innanzitutto la collaborazione tra noi, associazioni o cooperative che si occupano del settore turistico, si sta muovendo qualcosa tramite il GAL, che sta finanziando gli itinerari, che sta cercando di fare una rete di turismo sostenibile sul territorio. Naturalmente sono tutte cose che magari, ecco, il singolo cittadino non avverte, ma pian piano, ecco, c'è l'impegno, sono tutte situazioni molto, molto lente che stiamo portando avanti, c'è l'impegno da parte di tutti nel cercare di far ripartire questo territorio. E manca anche, concludo in questo, scusami, manca anche il senso dell'identità di appartenenza, quello che si diceva prima del fatto che di cui tu parlavi, del fatto dei ragazzi di raccontare della propria terra, che è una cosa meravigliosa, purtroppo in questo territorio manca. Quindi c'è un'altra cosa ancora più importante, è quello di far riscoprire alla gente stessa del territorio il proprio territorio e la propria storia, prima ancora, altrimenti non riusciamo nemmeno a raccontarla a chi ci viene a trovare. Ecco, ho fatto un quadro. Allora sì, ovviamente questa tematica l'affrontiamo sicuramente un po' nella terza parte, un po' la prossima volta che ci vediamo, perché chiaramente è centrale ai discorsi che stiamo facendo. Hai messo tante cose, diciamo nel calderone, tutte interessanti. Io però ti chiedo a te, simbolicamente, può insomma rispondere chiunque, perché io da almeno 25 anni conosco di fama la Valle d'Itria e non conosco questa zona? Cioè, a me mi sembra che a volte ci fermiamo davanti a delle problematiche esistenti, diciamo quello che hai detto e quello che continueremo a dire sono tutti problemi reali, quindi non è che io dico non ci sono, ci mancherebbe altro. Però molto spesso, come dire, diventa una, non dico una sorta di autoscusante, ma
noi dobbiamo capire che, diciamo, il bello del turismo è proprio la sua complessità. Non esiste una sola strada per fare turismo, non esiste una, come dire, un'unica soluzione, e qualche cosa si può sempre fare. A Matera, io faccio sempre di Matera che ci sto abitando, e vi assicuro è divertente vedere come da pochi mesi questi stessi discorsi che facevi tu li facevano tutti i materani, tutti, dall'operatore turistico al cittadino, fino a quando è stato ottobre che è stata decisa la capitale della cultura, e dicevano esattamente le stesse cose. La segnaletica la stanno mettendo in questi giorni a Matera, non c'è mai stata segnaletica. Nei sassi non c'era nulla di nulla che potesse far sì che una persona in un orario, appunto, tipo controlla, potesse avere un'informazione. Spesso non ci sono neanche i nomi delle strade nei sassi appesi, per cui poi se c'è la cartina non capisci neanche dove sei. Matera è piena di problemi, ok? Proprio piena, è una cosa pazzesca a vederla da me che non sono materano, perché dico, arrivo e dico, caspita quanto è bello questo posto. Arrivo anni fa per la prima volta, diciamo, a vedere Matera, eppure non c'era un materano fino a 4 mesi fa, tranne ovviamente qualche operatore turistico che ci ha creduto, che ti diceva questo posto merita. E su 60.000 abitanti, quindi un po' di più dei 15.000 che dicevi tu, la cosa faceva specie, perché era solo un elenco di problemi. È il territorio che è abbandonato, cioè un po' le cose che ci diciamo, che io sento spesso ovviamente in tanti posti, perché è chiaro che la situazione è problematica. È anche vero che... Premesso che il turismo non fa miracoli, è anche vero che si può partire. E allora io sono sempre dell'idea che nel frattempo che risolviamo delle cose, qualche cosa si può fare. È chiaro, evidente, non si deve arrivare al paradosso opposto. Sono stato a un convegno qualche mese fa a Cosenza, è stato divertentissimo, perché dopo questo convegno di studi sul turismo c'era una piccola sessione dove una serie di amministratori locali facevano questa tavola rotonda e dicevano le loro idee per Expo 2015, il turismo e la Calabria, bla bla bla. Idee spettacolari, rilancio della Calabria, grandi cose, idee sensazionali. Dopodiché finisce questa lunga prosopopea di, ripeto, erano imprenditori, politici, amministrazioni di enti tipo Galle, eccetera, così. Si alza una ragazza che era del pubblico, cioè parte, insomma, dell'uditorio, straniera, e dice: sì, bello tutto quello che avete detto, ma io sono arrivata a Cosenza, quindi capoluogo, insomma, di provincia, non proprio, diciamo, una cittadina, e nessuno sapeva darmi un'informazione, non c'era nulla, non c'era una cartina, non c'era assolutamente nulla di nulla per poter girare in questo posto. Nessuno sapeva dirmi l'orario di un pullman, perché la stazione di Cosenza è un po' più giù, per cui si deve arrivare poi al centro storico, se non sei del luogo non lo sai. E così finisce questa ragazza, interviene un altro ragazzo, sempre del, diciamo, faceva parte, diciamo, di quelli che ascoltavano il convegno, e anche lui dice: ma io con la mia ragazza veniamo dalla Spagna, volevamo fare un giro in Calabria, è impossibile. Quindi non parlava di un paesino piuttosto che di un altro, è impossibile, voi parlate di queste grandi cose, ma qua, cioè, proprio vi manca l'ABC, cioè non sapete neanche, diciamo così. Allora, ecco, secondo me quello che conta è sicuramente avere l'ABC, quello per forza. E l'ABC ovviamente è anche questo diverso da persona a persona, da turista a turista. È chiaro e evidente che il turista che, se non ha delle buone indicazioni, si perde, non va da nessuna parte e bestemmia, probabilmente in Salento non ci andrà mai, perché io sfido chiunque a riuscire a non perdersi in Salento girando con la macchina nei 300.000 paesini salentini. Non c'è un'indicazione azzeccata, diciamo, non riescono a fare, non so perché, riesco sempre a farti perdere dovunque vai. Eppure il Salento sappiamo che negli ultimi anni è diventato famoso. 20 anni fa non lo era, però, cioè 20 anni fa... a livello regionale, perché la regione negli ultimi anni ha investito sul Salento molto, molto, tralasciando 3.000 altre cose, tra cui la terra delle gravine. Qui c'è una pecca che è a livello regionale, cioè perché la gente arriva nel Salento perché Puglia Promozione, la regione Puglia, ha investito centinaia di migliaia di euro nella promozione turistica a livello nazionale e internazionale sul Salento. Quindi ci vanno. Da quanti anni? Puglia Promozione sono 5-6 anni che ci sono loro. 5-6 anni. Non era così. Allora, voglio dire, il Salento non era così prima, e stiamo parlando di una zona del Salento che, cioè, se tu, allora, torniamo indietro. (Ride)
ci sono una serie di investimenti, poi cioè si è continuato, no? Si è continuato a puntare nel gli investimenti, ecco, appunto. Allora, tu gli investimenti. Hai fatto tre esempi diversi: Valle d'Itria, Salento e Gargano. Sì. Sono tre esempi di località, le conosciamo tutte, balneari, famose, eccetera, eccetera. Anzi, no, Valle d'Itria, anche meno balneare, più famosa, diciamo, in generale come zona, più che per il mare, ma anche balneare. Sono tre zone che sono famose per tre percorsi totalmente diversi. Allora, in Salento, negli ultimi anni, sappiamo quello che è successo. 20 anni fa, ma anche 10 anni fa, il Salento non era così conosciuto, non era così preso d'assalto, era più abbandonato, nel male perché c'era meno turismo, nel bene perché c'era meno delirio. Oggi andare a Gallipoli ad agosto, ne parlavamo prima, è quasi impossibile. 5 anni fa era già al limite, 10 anni fa era tranquillissimo. Perché come sempre, poi quando aumentano i numeri aumentano anche i problemi, per cui poi siamo attenti a dire che il Salento va tutto bene. In Salento si sono inventati di fatto un festival che io, come dire, critico tranquillamente nei miei libri, eccetera, ma è stata un'idea che comunque ha portato molta, diciamo, promozione al territorio, e poi chiaramente i vari politici, eccetera, eccetera, hanno giustamente supportato, ci mancherebbe altro. Il Gargano è famoso da sempre, da molto prima del Salento, voglio dire. Allora ecco che i percorsi, io non credo mai nel fatto che si possa puntare l'indice nel turismo, si possa puntare l'indice negativo su una scelta piuttosto che su un'altra. Si può fare tanto turismo anche di nicchia, sapendo che tu magari in questo momento non avrai l'importanza di un'altra zona che è stata più, anche magari favorita per motivi economici, eccetera, ma lo puoi fare. Allora ecco che l'auspicio di questo percorso che stiamo facendo con Svilupparco è quello che si innescano a prescindere dalle problematiche, le teniamo presenti perché dobbiamo sapere i nostri limiti, però sfruttiamo le cose positive. Questo me lo insegna Matera, me lo insegnano tante zone dove nessuno avrebbe creduto si potesse fare turismo, e poi tramite, come dire, un canale che non era quello standard che tutti volevano, ma è stato un canale, il turismo si è avviato. Sì, lavoriamo, guarda, su questo. Stai parlando con persone, c'è anche tutti questi ragazzi che sono qui, ci mettono l'anima in quello che fanno. Beh, faremo in modo che cioè, personalmente sono 15 anni che seguo, sia per lavoro sia per studi, questo territorio, però ti assicuro che a livello di promozione turistica i comuni non hanno più i fondi per poter sostenere, questo, no? Lo è il focus, allora, diciamo, alla fine se manca, questa è una cosa comunque importante. Ti ribadisco che è un ragionamento importante che riusciamo a scardinare, poi ne parliamo, ripeto, tra la terza parte nel momento parte, in cui nel momento in cui questa è una pecca del territorio stesso, nel senso che magari non è riuscita a portare sul piano politico delle persone che potessero valorizzarci al punto percorso, giusto, però. È una cosa importante. Non c'è solo quel percorso, è uno dei percorsi. Sì, ma sì, allora, se io so che c'è un percorso e sbatto sempre la testa là, nel frattempo che continuo a provare ad aprire quella porta, vediamo se c'è un'altra porta. Porticina, uno spiraglio, ti assicuro che si sta provando. Allora, dopo, cioè, voglio dire, non è nella poco parte più propositiva, però no, comunque è una del se mancano i finanziamenti in un territorio, il territorio non parte. No, è così. I finanziamenti sono la negatività più totale che c'è per far partire un territorio. Quindi, come vedi, non è proprio così. Dopo ne parliamo molto volentieri, facciamo magari anche con i gruppi che diventa più forte come cosa. Continuiamo perché di problemi vorrei singoli interventi, ma solo per poter far parlare più persone. Poi ripeto, questa tematica è il focus del mio proseguo dell'intervento, quindi ne parliamo in maniera molto approfondita, assolutamente. Rispetto ad altre cose, mentre qualcuno ci pensa, che hai detto, sì, sono tutte cose da riprendere e da mettere un attimino a sistema, da capire dov'è questa strada che manca. Ripeto, non sono i finanziamenti, ti assicuro che quello è l'ultimo dei problemi. Un aneddoto. Per quanto riguarda tutta la riabilitazione, il trasporto, l'organizzazione in sé di tutto quello che è il territorio, io quest'estate sono stata in un paesino del nord, cioè sono rimasta scioccata dall'organizzazione, dal fatto, cioè noi siamo arrivati sotto le Dolomiti con l'asfalto, vabbè, non doveva essere così, no, per dire che l'organizzazione del territorio fa molto. Praticamente la provincia di Trento ha istituito una card con la quale si può andare in tutti, cioè paghi 7 euro, puoi andare in tutti i musei, puoi prendere tutti gli autobus che vuoi senza pagare nient'altro.
Quindi questa è organizzazione e rete, quindi nel momento in cui c'è organizzazione, ma anche da parte delle istituzioni e soprattutto da parte delle istituzioni, poi il territorio funziona e gli operatori singoli poi fanno rete. Se non c'è una base, alla fine penso che non ci possa essere neanche. Cioè, tornando poi in Puglia, mi sono resa conto, e sono stata anche nel Salento, ovviamente mi sono persa nelle mille strade per trovare il paesino, quindi c'è una differenza enorme. Allora, anche i nostri amministratori potrebbero non dire prendere esempio, ma cercare di capire come funziona il tutto per poter poi gestire anche il territorio, almeno. Una domanda. Io pure ho visto tante card in giro, in Italia, in Europa, eccetera. C'è scritto da qualche parte che la card la debba fare qualche comune per forza? In linea teorica, non pensate che possa essere anche un discorso che iniziano a farlo gli operatori, ma card? Così, giusto per capire, come provocazione teorica. Insomma. Sì, cioè, diciamo che questa card era una card a livello territoriale, cioè tu non stavi soltanto nel posto in cui stavo, cioè non era solo quel museo, era in tutto il museo. Io potevo andare a Trento a vedere tutti i musei, prendere tutti gli autobus, diciamo, sì, sì, che no, era un'offerta del territorio. Lo chiedo ovviamente a te sempre in maniera simbolica, perché a me a Matera, dove non c'è una card, ora le poste hanno fatto una card prova che per ora non sta andando, dei privati mi hanno contattato sempre come consulente, sì, per dire: senti, noi vorremmo fare una card, ci fai un business plan e vediamo se funziona. Cioè, come sempre, se lo fa il pubblico è meglio. Se noi riusciamo a fare in modo che chiunque governi abbia una cultura politica tale da assecondare i processi turistici in maniera virtuosa, ottimo, siamo arrivati al top di quello che può sperare un operatore turistico, diciamo, all'interno del proprio territorio. Ma nel frattempo attiviamoci per fare quello che riteniamo sia possibile fare. Anche da parte del fare, privato che... ci può essere una cosa del genere, però non so se il privato poi può arrivare dappertutto, sia a livello culturale, costruendo... Questo dipende dal privato, però può arrivare, in teoria, se non c'è una legge che lo vieta, diciamo, può arrivare. Questa era una provocazione per dire questo. Ok, grazie. Altri aneddoti? Vediamo di... Esatto, gente che non... Una cosa che volevo dire è che il problema non è rendere pubblica attraverso una card, avere una card che possa far accedere, il problema è conoscere i posti, comunque, sul posto, sulla Terza, su Castellaneta, su Ginosa. Il vero problema è comunque neanche i cittadini conoscono dei posti che varrebbe la pena apprezzare, capito? Questo è il vero problema. Però sarebbe anche importante conoscere già... Quindi Giuseppe, la signora dice è un fatto, diciamo, di accoglienza, io vengo accolta e ora, appunto, poi dopo parliamo di queste belle novità che vedo sulla Terza, mentre tu fai un discorso di dire, vabbè, manca una conoscenza anche dei cittadini. Tu lo vedi come problema? Soprattutto dei cittadini. Proviamo a capire perché è un problema rispetto al turismo questo. Vediamo. Perché siamo stati sempre superficiali, almeno per quanto mi riguarda, vedo comunque i miei concittadini o anche gli stessi della mia età. Comunque hanno preso sempre per una cosa normale, avere la gravina, avere chiese, cioè, e non si dà mai valore, si aspetta sempre che qualcuno ma perché possa lo vedi come un problema nel turismo? Cioè, io penso che se ho un territorio dove la maggior parte delle persone non conosce, perché come dicevi tu, effettivamente capita di non valorizzare le cose belle che abbiamo attorno, questa è una cosa purtroppo che capita molto spesso ovunque, però se ho un gruppo di persone invece questo lo fa, e che sono i famosi precursori, quelli che saranno gli operatori del futuro, cioè, dov'è il problema per il turismo? È una domanda, non c'è una risposta, è una domanda. Dov'è il problema? Che magari il turismo è quello che magari può guidare, dare una sorta di linea guida per accompagnare, per dare un po' una mano ai cittadini, ai promoter, dici tu, a riscoprire il proprio territorio. Esatto. Però quella è una cosa che succede, cioè, se facciamo un esempio classico, no? Se io sono un posto qualsiasi e un gruppo di ragazzi sta iniziando a lavorare perché porta i turisti in giro, perché è riuscito in qualche modo a far sì che dei turisti sono interessati a, che ne so, alla gravina e porta a vedere la gravina. È abbastanza verosimile pensare che un altro gruppo di ragazzi, che magari fino ad ora non gliene ha fregato nulla, inizia a pensare, diciamo, guarda, cioè, qua c'è da fare, quasi quasi anche noi potremmo... E tu indeschi dei meccanismi. In Calabria c'è un fiume, il fiume Lao, dove
Ora non ricordo, ero piccolino quando un professore all'epoca di scuola media iniziò a dire: ma sarebbe carino fare un progettino privato su questo fiume là, o nessuno lo caga, sta là, è un bene. E iniziò a fare una prima, poi insomma i ragazzi fatemelo conosciuti, eccetera, un po' di anni per elaborare tutto, nasce questa prima cooperativa di rafting che faceva un piccolo tratto del Lao. Oggi, se andate a fiume Lao, c'è un'economia di tutta la zona, perché sono aperte tante altre piccole cooperative, hanno aperto, ognuno ora c'è un tratto, ognuno si è specializzato. Allora ecco che, come sempre, il bello del turismo è che tutto sa iniziare, però se inizia e se funziona, vedrete che poi pian piano è l'amministratore, è l'altra persona, è quello che era un po' distratto, cioè inizia ad aver voglia di fare. Poi ci sa chi lo farà meglio, e noi speriamo che vada più avanti, e chi lo farà peggio, ma questo poi entra in un altro ambito. Però dico, a me non preoccupa chi non si interessa di un territorio, a me non mi è mai preoccupato il materano che diceva: ma nei Sassi che ci andate a fare, tanto sono brutti. Perché se io mi dovevo fermare a quello, cioè, vabbè, chiudiamo, cioè, buttiamoli giù, come si diceva negli anni 50. Invece no, per fortuna c'era qualcuno che ci ha creduto, ed ora tutti vorrebbero stare nei Sassi a fare attività, ma ora. Ora che è un po' tardi, perché nel frattempo chiaramente è rimasto poco e nulla, ma chi ci ha creduto veramente ha iniziato a mettere in moto l'economia, a fare delle cose. E ora, per fortuna, ne hanno anche dei benefici, cioè un po' più anche, si spera, consistenti. Quindi io non mi preoccuperei troppo di questo. È chiaro che è un problema, però nell'ottica del turismo può essere invece strategico, cioè può dare voglia di fare. Quindi, non, diciamo, questa è la situazione, ne prendo atto che c'è questa situazione, diciamo, di poco interesse. Vedrai che, come sempre succede, quando un forestiero arriva e dice: ma quanto è bello questo posto, e poi lo dice un altro forestiero, al terzo forestiero, qualsiasi capra di qualsiasi posto dirà: oh, ma questo posto forse è bello, non ci ho mai fatto caso. Perché è automatico, è il bello del turismo, cioè si, diciamo, i punti di vista, il locale con quello, diciamo, che viene da fuori, si confrontano, e te prima o poi ti viene il dubbio di dire: cioè, ma è possibile che tutti vengano apposta a vedere questa gravina, che per me è solo un posto per buttare, che ne so, i pneumatici vecchi, non so, insomma, quello che ci fa. Quindi il turismo su questo invece può essere molto positivo, perciò diciamo, non lo vedevo come è un problema, ma non lo vedo in negativo rispetto al turismo, anzi, il turismo può fare molto per risolvere questo problema, quindi diciamo va bene così. Andiamo avanti, su, prego, prego, il microfono, così si sentono anche gli amici dello streaming, che so che ci seguono, ci fa molto piacere. Scusate per la voce. Allora, il problema del turismo che c'è stato, diciamo, nella nostra zona è perché vediamo sempre il discorso di promozione legato sempre all'ente pubblico. Cioè, non è nato mai una politica al contrario, cioè che dal basso va verso l'alto, perché alla fine l'ente pubblico, cioè si è base con dei progetti generici, scopiazza, vedi adesso il discorso di Expo 2015, che tutte le amministrazioni pubbliche stanno puntando a un discorso di promozione Expo 2015, come se tutto il mondo, anche il settore del turismo, che diciamo è minima parte, quello che poi incide nelle nostre parti dell'Expo, si basano su una promozione turistica per l'Expo. Quindi l'ente pubblico adesso sta facendo una serie di progetti, vedo questo Expo come il grande movimento turistico, però non crea una vera politica turistica. Cioè, il discorso che abbiamo alle nostre parti, no, la città è il discorso Salerno, Gargano, che è nato. Se noi non iniziamo a credere nel nostro brand, cioè a credere nel nostro turismo, perché noi vediamo sempre il turismo legato al finanziamento. Allora, se il discorso non parte dal basso, perché se gli operatori turistici non si organizzano e iniziano a capire che quella è la loro fonte di vita, cioè credere soprattutto alla comunità di capire come, per esempio, il Salento. Nel Salento ci sono paesi interi che ormai vedono nel discorso turismo, come voce generica che abbiamo visto prima, hanno capito che quella è la loro fonte di vita, cioè loro i 2 mesi, 3 mesi, anzi 2 mesi sono, perché non sono 3 mesi, in quei 2 mesi riescono a fare quel brand, diciamo, economico della comunità. Quindi se io ho visto spesse volte in paesi piccolissimi che si stanno salendo, puoi fermare per strada qualsiasi cittadino, chiedere informazioni, loro stesso diventano promotori. Quello che non avviene nelle nostre zone, cioè anche i nostri cittadini, se li chiedi per dire alla terza dove è la gravina, neanche ti sanno dare le indicazioni dove si trova. Cioè, io penso che secondo me è una cultura che manca nel credere al turismo. Cioè, il terzo settore che oggi è quello che si deve sviluppare, cioè ormai noi, l'industria è fallita, abbiamo visto il discorso Ilva, tutto quello che è nato. L'agricoltura ce la siamo fatti rubare. Io penso che adesso bisogna iniziare a crederci veramente nel filone del turismo. Ma se non ci crediamo noi, pensiamo all'ente pubblico, sempre questa voce, ente pubblico che fa le strade, tu hai detto giustamente che se uno ti vuol trovare ci viene. Io ho visto veramente anche luoghi, eventi sperduti, non per niente, la notte tra l'altro è nato il festival. Allora, Melpignano,
30 anni fa nessuno sapeva neanche dove si trovava, e quello spiazzale là io l'ho visto, era un campo dove stavano le pecore, cioè era esattamente quello. Oggi vanno tutte a Melpignano, è un mondo di Melpignano. Matera la stessa cosa, Matera nessuno ci credeva, adesso tutti vogliono salire sul carro, Matera 2019, anche i comuni limitrofi a Matera, quindi Ginosa, la Terza, qualcuno, o Castellaneta stesso, tutti mo parlano di Matera 2019. Io penso che secondo me bisogna iniziare a partire, soprattutto dagli operatori turistici, il discorso del turismo, perché vedere l'ente pubblico deve seguirci dopo, cioè noi dobbiamo proporre all'ente pubblico dei progetti, perché l'ente pubblico che fa? Si inventa un finanziamento che sta a livello europeo oppure a livello regionale, si crea dei progetti, dice sfruttiamo questi soldi, però alla fine, finito il finanziamento, non rimane niente, perché i problemi che abbiamo avuto noi nel sud Italia, parlo non nelle nostre parti, è quello che in realtà, a differenza di altre località, prima si parlava del Trentino, cioè i finanziamenti noi li abbiamo avuti, sono stati sfruttati male, cioè vedi ad esempio che ci sono strutture, palazzi restaurati, abbandonati, sento che c'è un progetto di continuità dietro, cioè quello che manca a noi, cioè un'idea di creare un canale, anche il discorso del Parco del Gravina, secondo me è un qualcosa che può nascere, perché è un luogo unico, perché esiste solo queste parti, un collegamento con Matera, perché anche Matera la Gravina, quindi sfruttare anche il trend di Matera 2019, io penso che sia il momento giusto, anzi, per valorizzare questo territorio, perché fra l'altro è un territorio, io la chiamo la piccola Puglia in miniatura, abbiamo tutte le ricchezze paesaggistiche della Puglia, abbiamo dalla Murgia, cioè quindi Gargano, che tutti abbiamo riempito, fino al mare, perché abbiamo Ginosa Marina, Castel Marina, cioè io penso che dobbiamo sfruttare questa operazione di unire il territorio, e l'elemento conduttore che ci può unire, può essere pure una cosa negativa, è le Gravine, perché è l'unico posto, cioè è l'unica realtà che unisce un territorio che va da Matera fino a Grottaglie, cioè prendere qualcosa come 12 comuni, 13 comuni, io penso che deve nascere qualcosa, ripeto, dalla base, appunto come questi laboratori qua, dalla base, per arrivare, diciamo, in alto verso gli enti pubblici. Ti ringrazio, vabbè, sfondi per con me una porta aperta. Io, come dicevo prima, non credo che, come dire, non sia importante anche l'ente pubblico è importante, però appunto è importante per le regole. Al sud siamo stati sicuramente drogati di finanziamenti, quindi non c'è bisogno di essere grandi esperti, basta leggere i giornali per vedere quanto poco si è speso al sud. La Puglia su questo è virtuosa rispetto a tutto il resto del sud Italia, ma il resto del sud Italia è quasi imbarazzante. Soldi ridati alla comunità europea non perché non servissero o perché magari quel comparto agricolo piuttosto che turistico non aveva magari bisogno di soldi, ma perché effettivamente non siamo mai diciamo, usciti da questa idea dell'assistenzialismo, no? Che è un po' la nostra iattura che abbiamo ormai da tanto troppo tempo. Per cui è vero, serve darsi una mossa, c'è poco da fare, possiamo stare a trovare tutti i problemi che ci sono da qui fino ai prossimi 100 anni, oppure possiamo dire che mentre facciamo questo dobbiamo trovare delle soluzioni, e secondo me la soluzione in questo momento non sono affatto i fondi pubblici. Laddove non ci sono stati fondi pubblici, la Basilicata era obiettivo 2 fino all'anno scorso, dell'Unione Europea, era uscita all'obiettivo 1 come invece stanno le altre regioni del sud Italia, ora è stata retrocessa ed è tornata a obiettivo 1. In quegli anni sono girati pochi soldi in Basilicata rispetto appunto alle altre regioni, guarda caso però diciamo il turismo è andato avanti, si è rafforzato eccetera. Non sta scritto da nessuna parte che con i soldi si fanno grandi migliorie, è chiaro che ci sono delle ottime amministrazioni che spendono bene i soldi pubblici e ben venga, ci sono GAL che fanno dei bei bandi. Qual è la differenza? La differenza è che noi in questo caso noi cittadini, noi operatori che poi utilizziamo questi fondi, vediamo un bando e ci inventiamo un progetto perché è uscito il bando. Dovrebbe essere ovviamente esattamente il contrario, in tutto il resto d'Europa uno ha un progetto e poi trova il bando ad hoc per quel suo progetto in cui crede veramente. Noi troppo spesso non crediamo in questi progetti. Perché non ci crediamo? Uno, perché appunto troppo spesso sono, come dire, pensati non su necessità reali. Per cui, finiti i soldi, chi se ne frega. Io ho lavorato in vari bandi pubblici interessantissimi, anche in Puglia, sulla carta bei progetti, appunto, il giorno dopo, finito il finanziamento, arrivederci e grazie, non c'era null'altro. E questo, diciamo, poi nelle altre regioni del sud ancora peggio.
Non sono sicuramente i fondi quelli che ci salveranno, è chiaro che i fondi aiutano, certo, ci mancherebbe altro che i fondi non aiutano, sarei un pazzo a dire che non è così. Prima si citava il GAL di Mottola, io ho lavorato col GAL di Mottola l'anno scorso a questo progetto Turpuglia, che mi sembra un progetto interessante, scritto bene, pensato abbastanza bene, forse troppo in grande, vediamo, però mi sembra un buon progetto, poi vediamo dove va. Cioè, diciamo, noi teorici stiamo facendo il lavoro che ci chiedono di volta in volta. Speriamo che, come dire, si innescano con quei fondi pubblici dei meccanismi che vadano oltre il finanziamento. Questa è una scommessa che purtroppo al Sud stiamo perdendo e per questo dico guardiamo effettivamente altrove, perché sennò ci blocchiamo. Poi sul discorso del credere nel turismo, assolutamente d'accordo, a patto che non facciamo l'errore fatto in tante parti del mondo, penso, che ne so, allo Sri Lanka, con il tè, cioè al monoreddito. Il turismo, essendo un'attività commerciale, non può essere mai vista come qualche cosa che è l'unica fonte di ricchezza di un territorio, perché sennò diventiamo dipendenti e allora poi succede quello che è successo in tanti altri posti: ok, l'economia gira, però stiamo rovinando il territorio, però l'economia gira, e allora che facciamo? Fermiamo la giostra e chi scende? E allora la giostra facciamola andare avanti e chi se ne frega. Oppure cerchiamo un po' di, non dico camuffare i dati, ma cerchiamo di sminuire certe cose. Se il mare è inquinato, pensate, quando escono, ogni tanto capita, voglio dire anche in Puglia, notizie in zone che magari hanno anche ottimi, diciamo, riferimenti balneari, mare inquinato, delirio, panico, giustamente, c'è il rischio che si blocca una filiera importante. Ma si interviene? Oppure, come sempre succede, arriva, diciamo, come dire, l'esperto e tu dici no, è tutto a posto, era una cosa passeggera e fiscela, che magari lo era, per carità, però è sempre così. Ed è chiaro che ti viene il dubbio di dire ma è sempre così? Oppure è necessario che sia sempre così? Allora ecco, quando, diciamo, un luogo campa solo di turismo, entra in dei meccanismi pericolosi. Come è stato qualsiasi altro settore in questa zona, non so se Gravinai faceva parte del regno dei salottifici, di tutte queste zone, Altamura, Somatera, eccetera, cioè, mi raccontano di un'intera economia che era basata su quello, come sono andati in crisi i salotti, tutti in cassa integrazione, tutti in crisi, eccetera. Ecco, quindi siamo attenti a scommettere sul turismo, ma a fianco a delle cose tipiche del territorio, perché qua di cose tipiche ce ne sono, e ci sono comparti che, anche se magari stentano, vanno avanti, perché l'agricoltura è vero che sta in difficoltà in tutta Europa, non diciamo niente di nuovo, però esiste, resiste, e comunque, voglio dire, gente in campagna ci sta, e il turismo, lo si dice da tutte le parti, non c'è bisogno certo che arrivo io a dirlo, legato ai prodotti tipici, va per la maggiore, sempre per il discorso che facciamo prima del genio sulloci, perché è la cosa che più caratterizza i luoghi, per cui turismo sì, e il turismo può rafforzare, diciamo, il turismo visto in ottica di rafforzamento di altre filiere, in particolar modo penso all'enogastronomia e poi alle altre cose che appunto da queste parti si sta pensando di fare. Sul discorso del cittadino, ritorno un attimo perché è un po' quello che diceva anche l'amico prima, oggi il salentino magari è capacissimo di dirti tutto quello che vuoi e ben venga, non sono sicuro che 10 anni fa era così, io sono sicuro che capiterà qua la stessa cosa che inizia a capitare anche a Matera. Matera capita un sacco di gente che non sa assolutamente dove sta un determinato luogo nei Sassi perché non ci va da 30 anni e non ha neanche idea che abbiano aperto una cosa piuttosto che un'altra. È un processo in divenire e qua sarà così, cioè pian piano, quando uno diventa orgoglioso del proprio territorio, perché vede che arriva gente e quindi dice, caspita, è chiaro che gli viene di saperla la risposta, ma proprio per un fatto proprio umano, diciamo, io la voglio sapere per poterla dare al primo che me la chiede, quindi, diciamo, su questo non mi preoccupo, sono processi, diciamo, è la parte bella del turismo, quindi facciamolo, così vedremo che tutte queste cose migliorano. Qualche altro input? Buonasera, ben ritrovato. Il GAL, luoghi del mito, ha organizzato a Taranto, anche nella provincia, un incontro con tutti i comuni del parco, rientrante del parco delle Gravine, appunto per firmare un protocollo d'intesa per sfruttare Matera 2019. Quindi è stata una bellissima iniziativa. Naturalmente adesso i comuni che rientrano in questa fascia devono adoperarsi, perché là non è stato fatto altro che porre una firma, però poi servono i fatti. Quindi diciamo che è stato fatto un passo avanti. Per quanto riguarda invece il parco delle Gravine, cioè la Gravina di La Terza, che naturalmente è un attrattore turistico unico, è una unicità, va benissimo, però dobbiamo anche far portare a conoscenza della gente che nella Gravina
ci va a nidificare il capo vaccaio, che tanta gente non sa che cosa sia, che nella gravina di Laterza ci sono 100 specie circa di orchidea selvatica che nessuno conosce e che nessuno ne parla. Anche questo è un attrattore turistico, l'unicità, che chi ama la fauna viene alla Terza anche per vedere il capo vaccaio che arriva in estate a nidificare e poi se ne ritorna in Africa. Una domanda, viene o potrebbe venire? Giusto per capire io che non sono della zona. Cioè è un attrattore potenziale o lo dai come attrattore dato? Che cambia molto, diciamo. No, non puoi dire. Cioè, secondo te, dal tuo punto di vista, vuol dire, queste cose che stai dicendo, sì, del capo vaccaio e dell'orchidea, che sono sicuramente interessanti, certo, ma sono, come dire, degli attrattori riconosciuti? Cioè c'è gente che viene veramente per no, vedere l'orchidea? No, credo di no, perché okay, comunque... Allora questo è un problema, nel senso che è un attrattore solo potenziale. Alex, avrebbe ma bisogna portare a conoscenza. Ma di fatto non lo, esatto, fa ancora la sì, gente. Anche per... Tu dici che non è... perciò chiedevo. Studiosi, ok. E poi per con... Ok, può essere un inizio, diciamo, lo studioso non è mai, diciamo, un apportatore di turismo, ma può essere l'inizio perché magari poi verrà in futuro con gli studenti, magari farà un campo, ci si può lavorare, è buono. Quindi è un attrattore che insomma inizia ad avere delle sue... Perfetto, perciò chiedevo perché poi non lo so. Ben bene. Che iniziano a farlo diventare un attrattore reale. Perfetto. Vabbè, cioè, chiaro, ovviamente sì. Questo tu dici in tutta la gravina o proprio zona Mottola come riferimento? In generale. Perfetto, ok, quindi abbiamo una buona, diciamo... Poi per finire vorrei dire che la gravina non è solo l'attrattore turistico, anche il parco di per sé, che comunque sono terreni che non sono tutti boschi, sono anche coltivati e che ci sono delle piante autoctone, piante che ormai sono in via di estinzione, anche vengono coltivate delle leguminacee, delle piante che mangiamo, che ormai sono in fase di estinzione. Anche questo potrebbe essere un attrattore turistico, visto che comunque c'è l'unicità del prodotto che nasce soltanto intorno alla gravina, che si forma quel microclima particolare. Ok, grazie. Qualche altro intervento? Ci fermiamo qui. Come qualche altro negatività legata al turismo, anche a livello della zona, come ad esempio il Trentino, dell'Egitto che è stato fatto prima, va benissimo, insomma. Giusto per avere un quadro che sia comune, che ripeto, ormai l'ho capito che ognuno giustamente ha la sua esperienza di turismo, si fa la sua idea e se non ci confrontiamo non riusciremo mai neanche a parlarne, quindi ecco perché io faccio questo tipo di sessioni anche un po' partecipate per sentire voi, diciamo, dall'altra parte un po' come lo vivete il turismo, diciamo, in questo caso, in questa sezione, diciamo, rispetto alle sue problematicità, cosa c'è, cosa non c'è, eccetera. Francesco, nulla? Cioè tu il microfono? Bisogna cominciare, come un lungo viaggio, non diritto, si vestiremo e si vestiremo durante il viaggio, però è importante cominciare. No, questo sicuramente. E allora, chiudo io a questo punto dicendo altre due o tre cose sul discorso dei problemi turistici e poi appunto affrontiamo la terza fase, che è quella più costruttiva invece. Iniziamo a costruire, dopo aver visto un po' le problematicità, quindi la parte distruttiva, vediamo anche di invece affrontare e dare il là a tutti anche gli altri interventi che ci saranno nei prossimi giorni, diciamo, per la parte costruttiva. Ora, diciamo, non faccio altro che riprendere una serie di cose che, diciamo, più o meno sono già uscite o perché le avete detto voi o perché le ho dette io prima, però in maniera un pochino più diciamo contestualizzata. Allora, il discorso del turismo responsabile lo chiudo in pochissimi minuti. Vi abbiamo distribuito quella che è la Carta Italia, attualmente è il documento più come dire, utile per chi voglia approcciare il turismo responsabile. La Carta Italia non è il primo documento fatto da ETR, ma come vi dicevo all'inizio si guardava i problemi nel sud del mondo, perché erano quelli più facilmente visibili. Vi faccio un esempio su tutti, così non la faccio lunga.
Qui parlavamo prima del problema delle strade, bisogna come si arriva, come non si arriva. Nei paesi del sud del mondo non si ponevano questo problema. Se avevano deciso che bisognava arrivare, che ne so, a Zanzibar, perché è un posto incantevole per portare i turisti per andare a mare, si faceva direttamente la strada, si cementificava, si faceva poi anche un aeroporto, eccetera. Cioè si interveniva in maniera massiccia. E ovviamente chi interveniva non era l'imprenditore locale, insomma, non è che l'imprenditore locale faceva un aeroporto, erano ovviamente delle grosse catene imprenditoriali, generalmente diciamo provenienti dai paesi occidentalizzati, che quindi avevano il capitale e anche il know-how per fare questo tipo di interventi. Si costruivano grosse, diciamo, situazioni di tipo alberghiero. I villaggi turistici che cosa sono? I villaggi turistici sono stato il tentativo molto in auge in passato, poi diciamo ora un pochino meno in auge sicuramente in questo periodo, almeno dalle statistiche che vedo, molti stanno anche chiudendo o cambiando modalità, ma era l'idea: io ti porto in un posto da un'altra parte del mondo, dove al di là di tutti i problemi che ci sono, io ti creo una bellissima riserva, felice, tu stai lì dentro, non esci da là dentro, io ti proteggo tranquillamente, ti faccio stare bene, ti metto anche l'animazione e tu stai benissimo. Questo era lo slogan, diciamo, con cui tutti, diciamo, i villaggi turistici sono nati, non ora, ovviamente stiamo parlando sempre del boom turistico di massa del dopoguerra, dopo, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché questa era l'idea. L'idea era: ti puoi permettere un viaggio da sogno, vai in un posto bellissimo, però visto che insomma magari poi potrebbe esserci sempre insomma qualche problema, non solo a Ginosa ma insomma un po' in tutto il mondo i problemi ci possono stare, allora ecco io ti chiudo dentro così siamo tranquilli che insomma nessuno ti viene a dare fastidio. Cosa succedeva nei paesi del sud del mondo? Succedeva che ovviamente tutte le problematiche di tipo ad esempio ambientale, pochi di voi hanno fatto emergere problemi di tipo ambientale, perché diciamo qua ancora c'è poco turismo, per cui chiaramente i problemi ambientali non si sono ancora visti, ma pensate a flussi, parlavo prima degli autobus, pensate se invece di qualche autobus al giorno improvvisamente qualche operatore molto importante, magari ben venga, un operatore di grosso livello, scopre queste famose orchidee, cioè dice: ah, io ho una caterva di appassionati, lo vendo benissimo e vi porto tanta gente, e inizia a venire continuamente con i pullman. Allora ecco che, esempio banale ovviamente, che è assolutamente ipotizzabile che succeda, cosa succede? Succede che io comunità mi trovo a dover, come dire, fare carico di un problema, in questo caso diciamo possono essere i gas di scarico, ma può essere anche il fatto che, molto più banalmente, quando tante persone vanno a fare una vacanza o a fare un viaggio in un posto, i rifiuti di quel posto ovviamente aumentano a dismisura. E chi li deve smaltire? Beh, certo, non è che li smaltisce il turista, li deve smaltire sempre l'autorità locale, e lo fa in genere con le tasse dei cittadini, tant'è vero che ora con questa novità di questi ultimi anni con la tassa di soggiorno è probabile che diciamo alcune di queste problematiche di impatto vengano diciamo risolte con questa tassa. Di fatto non lo fanno ancora, la maggior parte dei comuni le utilizza per altro, ma insomma l'idea diciamo è quella, cioè io cittadino, io turista mi faccio carico con la mia tassa diciamo di creare una piccola diciamo quota affinché si possano risolvere i problemi che io inevitabilmente, non perché li voglio procurare, perché li procuro, perché è ovvio che se tante persone iniziano a andare su un sentiero, a prescindere se sono turisti o se sono cittadini locali, non è questo importante, è chiaro che quel sentiero, voglio dire, avrà bisogno di essere poi ripristinato, bisogna stare attenti, ecco, allora la presenza dei turisti, ripeto, crea grosse problematiche, soprattutto ambientali, che furono le prime, quelle che furono subito notate, diciamo, e su cui si può fare tanto. Non a caso il turismo sostenibile, che è un po' diverso dal turismo responsabile per come si è evoluto, ma alla fine tutte e due si rifanno ai principi dello sviluppo sostenibile nel turismo, si è molto concentrato sui temi ambientali, perché quando andate a studiare, diciamo, qualsiasi manuale di turismo sostenibile, la parte ambientale è preponderante. Perché? Perché è diventato, come dire, nel tempo più facile rendersi conto se l'impatto del turismo su una comunità è, insomma, come dire, qualche cosa che si riesce a supportare, oppure se invece siamo diciamo, a un livello di carico che è eccessivo e quindi bisogna poi fare qualche cosa. Gli altri problemi sono un po' più complicati. I problemi economici forse riusciamo anche a capirli. Quanto resta sul territorio del turismo? Non è scontato, non c'è scritto da nessuna parte che se arriva turismo arrivano anche soldi. Le due cose spesso non vanno di pari passo.
Ecco perché dicevo prima, è importante che ci siano operatori locali. Se non ci sono operatori locali, potete stare sicuro che la parte che rimane sul territorio è talmente minima che forse a volte vale la pena non averlo il turismo piuttosto che credere o sperare nel turismo. Quindi questa è una cosa molto importante. Oppure restano le briciole, che possono anche andare bene, l'importante è saperlo. È chiaro, io posso pensare di costruire tanti alberghi in un posto e far lavorare tutti i ragazzi come addetti alle valigie, alle pulizie, eccetera. Non diventeranno magari mai gestori di alberghi, non faranno mai gli imprenditori, però magari, diciamo, come dire, uno stipendio lo portano a casa e viva Dio. È un'ipotesi, voglio dire, assolutamente fattibile, diverso dalla struttura ristorativa o ricettiva familiare, no? Proprio un altro tipo di ragionamento. Vanno bene entrambi se c'è lavoro. Il turismo però porta purtroppo, per la sua stessa essenza, molto a flessibilità. Ora, la parola flessibilità la usiamo con le pinze, perché potrebbe essere anche vista come precarietà, e spesso è così, cioè... Una cosa è che io nel mio bed and breakfast, nella mia struttura ristorativa familiare, decido di stare un po' più aperto, di fare dei turni un po' diversi, eccetera, perché mi sono fatto due calcoli, alla fine conviene, siamo un po' più aperti, come dicevamo prima, al ristorante, magari all'ora di pranzo, eccetera. Una cosa è che io imprenditore, faccio fare i turni ai miei, diciamo, dipendenti, tutti sballati perché devo venire incontro alle esigenze del turismo, del turista, e però guadagno io. A lui gli do sempre lo stesso, che è un po' quello che succede soprattutto non solo nel turismo, pensate ai locali notturni, no? Un pub, una cosa. Io all'estero sono abituato che all'ora di chiusura si chiude, nel senso che l'imprenditore dice ok, ho fatto il mio, devo chiudere, chiudo, tutti a casa, e quindi chi lavora sa che a quell'ora va a casa. Non so perché dalle nostre parti, Italia, invece l'abitudine è quella di apro il più possibile, faccio i più soldi possibile, però a te mica ti do lo straordinario perché sei stato magari fino alle 4 di notte a lavorare. E chiaramente il turismo, ripeto, non è causa di queste problematiche, ma queste problematiche le alimenta molto facilmente. Perché? Perché dice, caspita, che faccio? Chiudo il locale? Cioè il turista, quante volte mi è capitato a Matera di vedere il ristoratore arrivato, che ne so, l'una di notte, le due di notte, che magari sta per chiudere, arrivava un gruppetto, e dice, no, beh, certo, stiamo aperti. E invece no, dovrebbe dire, no, stiamo chiudendo. Cioè, domani continuiamo a fare il nostro guadagno, non è un problema. Se l'economia è forte, cioè se uno sta lavorando bene, non ha bisogno di stare sempre ad avere l'ultimo cliente. A volte è meglio dire un no e mantenere un equilibrio in quello che si fa, piuttosto che dire sì. Questa è una cosa che purtroppo nel turismo si ha pochissime volte. Però fa la differenza, perché poi molti studi, soprattutto sul Sudafrica, che è un po' il capostipite mondiale del turismo responsabile, hanno dimostrato come i dipendenti di intere comunità locali dove c'è un'attenzione perché si rispettano delle norme basilari, che sono queste, sono molto più contenti di lavorare nel turismo e lavorano bene, i turisti lo notano. Paese a fianco dove invece c'è totale, diciamo, precarizzazione e flessibilità, dove invece sì, la gente lavora, che chiaramente dobbiamo sempre lavorare, però non c'è quella voglia di lavorare nel turismo come invece, diciamo, ci potrebbe essere. Per cui ecco che queste sono tematiche un po' più, insomma, complesse, però diciamo, bene averle in mente. Il terzo, quello dei problemi socioculturali, non ne tratto più di tanto stasera, non mi sembra il caso, diciamo solo che non abbiamo sicuramente qui le potenzialità per far sì che ci sia un buon turismo, quindi non sono particolarmente preoccupato da quello che invece è successo altrove, perché un po' perché siamo anche noi stessi viaggiatori, un po' perché siamo abituati a vedere gente che viene, eccetera, quindi abbiamo, come dire, quegli anticorpi che ci permetteranno sicuramente di far sviluppare il turismo evitando le problematiche socioculturali. Giusto per capirci quando, di cosa parlo rispetto alle problematiche socioculturali, si dice, vabbè, ma uno spesso e volentieri capita che qualcuno lascia il lavoro tipico perché va a lavorare nel turismo. Questo capita moltissimo nel sud del mondo, che ne so, il pescatore, il figlio di pescatore, piuttosto che il figlio dell'artigiano, eccetera, si mette a fare, che ne so, appunto il facchino, perché guadagna molto di più. Da noi questo non succede, anzi, in genere succede il contrario, almeno io lo vedo spesso, che dove si innesca turismo c'è molta più voglia da parte soprattutto dei giovani di riappropriarsi magari di mestieri antichi, di tradizioni, eccetera, piuttosto che il contrario. Quindi penso che questa problematica, diciamo, non abbiamo grosse problematiche al sud, quindi possiamo tranquillamente, diciamo, andare avanti e far sì che funzioni questo turismo. Allora, per ora direi, mentre io dico altre due cose, di distribuire un po' il materiale. Ripeto, facciamo gruppi da 3-4 persone, non è importante, diciamo, quanti sono le persone.
E io ho qui davanti a me delle cose molto interessanti che facciamo vedere anche in streaming. Rientra un po' nel discorso che facevamo prima. Allora, gli amici organizzatori mi hanno fornito, diciamo, di un po' di materiale che facciamo anche vedere ora, diciamo, alla telecamera. Allora, queste sono le lartine, che è un'idea molto simpatica. Non so se ne vuole parlare. Dov'è l'amico che me l'ha portato tutto il materiale? Vuoi venire a dire due parole, visto che siamo in diretta streaming, diciamo anche a chi non c'è? Cioè, è l'idea di creare un gadget, classico gadget, diciamo, turistico, che si trova in tante città, però con una specificità del luogo che mi è sembrata molto molto interessante. Poi nel frattempo le mostro, mentre tu magari dici due parole. Mo vi dico io. Nel frattempo che si stanno... Ah, grazie, Sergio, per darmi la mia, insomma. Ah, parlare tu? Sì. Come dicevi, abbiamo voluto dotare il nostro territorio di gadget. Siamo anche guide turistiche e quindi molto spesso il turista che si imbatteva nei nostri territori ci chiedeva cartoline o insomma un ricordo per portare a casa un po' di esperienza vissuta qui da noi. E, le idee erano sempre tante, poi abbiamo avuto la fortuna di credere in questo percorso, abbiamo partecipato al bando regionale di principi attivi, lo abbiamo vinto e quindi abbiamo potuto mettere insomma su tutta una serie di idee e quindi renderle per certi versi concrete. Le lartine si ispirano alle carte tradizionali napoletane, però diciamo la loro peculiarità è proprio quella di essere disegnate con i decori tratti dalle maioliche del territorio, quindi diciamo il nostro carattere identitario più forte lo abbiamo voluto rendere, come dicevamo, in fase progettuale più pop, quindi alla portata magari di gente che non poteva avvicinarsi facilmente alla maiolica. Poi abbiamo realizzato cartoline, abbiamo realizzato anche una guida su quelle che sono le specificità di La Terza, proprio perché nel turismo insomma ci crediamo e pensiamo possa essere la nostra forza e la spinta, insomma, anche perché ci sono questi territori che hanno voglia di essere scoperti e il feedback che spesso ci ritorna, soprattutto abbiamo parlato di Gravina ma anche della Cantina Spagnola, che è il nostro gioiello, è un sito rupestre bellissimo, il feedback è quello di wow in tutte le lingue del mondo, cioè nel senso che sia gli italiani sia gli stranieri che si avvicinano ai nostri siti appena vedono, entrano in contatto con la Gravina o con questo sito meraviglioso rupestre, dicono wow, quindi diciamo sentiamo di stare sulla strada giusta, e l'idea anche di proporre questo laboratorio con questi interventi era appunto quello di aiutarci a seguire la strada in una maniera più razionale. Grazie. Grazie a te, questo lo possiamo spegnere. Per ora io aggiungo due cose. Chiaramente questo è un prodotto che costa, nel senso che tutte le volte che si fanno prodotti in cui si usano immagini, si usa la quadricromia, eccetera, è chiaro che il prodotto cartaceo costa. Questo è un esempio in cui diciamo che i fondi pubblici sicuramente, appunto, se in questo caso spesi bene, sono molto utili e di aiuto. È anche vero che, come dicevo prima, spesso e volentieri dei singoli operatori possono decidere di autotassarsi e fare cose belle uguali. Ecco perché io dico, non c'è mai una sola strada, questa è un'ottima strada e in questo caso ben venga, ripeto, che esistano, io lo dico sempre, in Puglia in questi anni questi tipi di finanziamenti sono stati sicuramente molto interessanti, quelli relativi diciamo ai giovani e a tutto questo supporto che è stato dato. Purtroppo manca in tante altre regioni del sud ed è un peccato, perché effettivamente poi, se spesi bene, possono servire. Ciò non toglie che, ripeto, laddove non c'è stata, diciamo, la possibilità di accedere facilmente a dei fondi pubblici, le cose le possiamo fare comunque. Allora, in quest'ultima fase odierna, scusate, voi avete fra le mani dei documenti di lavoro che mi hanno gentilmente messo a disposizione gli amici organizzatori. La prima facciata è una classica analisi SWOT, quelle che seguono sono invece un metodo Canvas, che è una cosa leggermente diversa. E poi abbiamo, diciamo, una serie di specifiche
sul tipo, diciamo, di turismo che si potrebbe avere a Laterza. Allora, quello che vi chiederei di fare oggi è di dare un'occhiata a questo materiale e segnalarmi se come gruppo, quindi cioè vi chiedo una sintesi di gruppo, ritenete che quello che state leggendo sia un qualche cosa che vi convince, se invece c'è qualche cosa che, ripeto, come gruppo ritenete non sia o nel posto giusto nel caso dell'analisi SWOT, manca qualche cosa, c'è qualcosa che secondo voi è stato, diciamo, messo come potenzialità che non vi convince, perché questo ci permette di confrontarci ora un pochino meglio sul tema di quello che andiamo a fare, quello che possiamo fare. Ovviamente ognuno di voi ha una sua o professionalità, nel caso in cui sia già un operatore turistico, o delle idee, perché magari vuole mettere, diciamo, a frutto delle proprie vocazioni, e quindi è chiaro che ognuno ha un suo punto di vista, e ben venga che sia così. Io ripeto, poi non conoscendovi non so bene il livello di ciascuno di voi, ma non è importante, il lavoro qua è molto molto interessante, e quindi facciamo oggi questa analisi, lo facciamo, diciamo, secondo me basteranno veramente un 20 minuti, nel senso che non dovete farmi i grandi prosopopee, dovete semplicemente leggerlo, analizzarlo e dirmi se siete d'accordo, se c'è qualche punto che vogliamo appuntarci, perché così ne parliamo brevemente dopo e poi nel prossimo incontro invece iniziamo a lavorarci in maniera un po' più seria, magari facendo anche dei gruppi più tematici in base alle vostre, diciamo, ai vostri interessi, alle vostre capacità. Va bene? Domande? Possiamo partire. Ok, chiaramente io girerò nei vari gruppi per darvi un po' una mano. Allora, ovviamente ora non abbiamo tantissimo tempo e per fortuna, avendo un altro incontro, non è importante neanche fare le corse, per cui vediamo solo se è uscito qualche discorso particolare all'interno dei gruppi che vale la pena appuntarsi per poi lavorarci meglio, diciamo, la prossima volta. Allora, innanzitutto, come avevo detto, partiamo da questo discorso di quali tipi di turismi per la terza. Avete visto, c'è stato un elenco, no, sì, sì, ma non solo. Sarebbe molto interessante se proprio rapidissimamente, se qualche gruppo ha qualcosa da dire, chiaramente ce lo dica, se invece eravate tutti d'accordo, allora diamo per appurato che questa è la base del lavoro che poi proseguirà nel corso dei prossimi incontri. Allora, il primo gruppo si è ritrovato, vediamo. Siamo trovati d'accordo, il nostro gruppo si è trovato d'accordo un po', un po' perché noi due abbiamo già partecipato anche nella progettazione di questa cosa nell'estate scorsa. Tutto sommato, niente, siamo d'accordo su quello che è possibile fare secondo questo schema, non abbiamo da proporre altro in questo momento. Siete d'accordo per voi? Okay. Ok, vai, giro ad altri gruppi, erano quattro i gruppi, lo diciamo per gli amici dello streaming che abbiamo sospeso durante questo lavoro. Allora, una scheda, basta la scheda, secondo me sul turismo per eventi e sul turismo sportivo, io penso che per la terza è un po', in, diciamo, difficoltoso, in quanto sa bene che sia il discorso eventi che il turismo sportivo, che è la stessa cosa, l'evento si canalizza in 2-3 giorni, significa che 100-200 persone per 2-3 giorni devono prenotare sulla terza. E quindi ci deve essere disponibilità di posti letto, cioè per 200-300 persone. Eh? No, no, io sto dicendo di non lasciare stare di io che sono fuori, perché secondo me il discorso più difficile, il discorso delle eventi, perché l'evento è nel mercato del turismo è quello che ha bisogno di maggior numero di posti letto, soprattutto per l'evento di 2-3 giorni. Non per niente, possiamo parlare anche dei grandi canali, vedi le fiere che vanno a Parma. Nel periodo delle fiere tutti gli alberghi sono sempre pieni, quindi ha bisogno di grande disponibilità di posti letto il discorso degli eventi. No, due cose ti chiedo, la prima è una posizione di gruppo o personale, giusto, no, per capire, siete, quindi avete ragione, sì, su questa, sì, cosa. Quindi diciamo che rimaniamo, ripeto, ora affrontiamo solo, diciamo, i nodi, così poi la prossima volta ne parliamo, che c'è una grossa differenza ovviamente tra eventi di un giorno ed eventi di più, sì, giorni. Più giorni, quindi questa lo dobbiamo tenere presente nella fase di costruzione, sì. L'evento di un giorno magari sì, poi vediamo eventualmente se, sì, se conviene, se non conviene, ma è una parte. Quello di più giorni, voi dite ci sono pochi posti, qualcuno so che dice qualche posto c'è, quindi si tratta di tararlo per, diciamo, quello che è la potenzialità attuale, quindi tenerlo come punto di riferimento, mi sembra molto interessante.
Cioè, nel senso, dipende dalla portata dell'evento, cioè l'evento non deve essere necessariamente un evento che porti 1000 persone o necessariamente 200 pernottamenti. Certo, in potenza magari uno se... cioè, le cose si fanno per gradi, nel senso magari tra 10 anni lo possiamo fare, però se non cominciamo a lavorare è importante sapere sì. Che se vogliamo partire con un discorso di turismo di eventi, questa cosa è da tenere presente, sì, cioè, non ci serve, come dire, appunto il famoso marketing che ci fa arrivare centinaia di migliaia di persone all'improvviso, ma questo è un punto importante. Perfetto, okay. E invece scusa, sul turismo sportivo non ho ben capito, perché sono due cose molto diverse, quindi non ho ben capito il riferimento al turismo sportivo. Cioè, no, perché tu mi legavi il turismo di eventi col turismo sportivo, o ho capito male? No, se siamo un evento sportivo, per dire, c'è da 3 giorni di maratona, oppure... Il nostro evento, io ho detto, i nostri eventi, tra la terza e la seconda, ad esempio quello del soft air. Quello del soft air... che hanno portato 200 persone che hanno pernottato tra La Terza, Matera, Ginosa, Castellaneta, ed è stata una vera e propria invasione. Sì, sì, no, io dico semplicemente, quell'evento è andato bene perché è stato organizzato bene. Cioè nel senso, anche quando Matera è piena, non è che a Matera non si fa più nulla, cioè la gente si sposta nei posti limitrofi, cioè secondo me non è necessariamente un handicap non avere sempre... Però è importante tenerlo presente, perché a parte ti complica molto l'organizzazione di una cosa del genere, quindi è bene tenerlo presente. Ripeto, a noi oggi ci interessa tenere presenti i punti critici, questo è un potenziale punto critico. Poi, come dici tu, è chiaro che si può diffondere più sul territorio, te ne freghi se non c'è posto tu, lo mandi un altro, però diventa tutto più articolato e per partire non ci facilita sicuramente. Una piccola esperienza, noi sono passati 10 anni più, organizzavamo a Castellaneta in festa internazionale del folklore, quindi arrivarono 12 gruppi folkloristici da tutte parti del mondo, tutto che Castellaneta Marina è una città turistica, alberghi, però quei 12 gruppi messi in difficoltà gli alberghi. Cioè, parlo di 12 soli gruppi che erano, diciamo, gli ospiti nostri, figurati, cioè, che può succedere se per un evento tutto il discorso anche di spettatori e robe varie. Ok, mi sembrano due spunti critici molto utili per il nostro prosieguo, grazie. Altro dai altri gruppi? No, io volevo approfittare e dare il contributo, cioè... per quanto riguarda la luce riflessa, noi per esempio in occasione del presepe svolto a Matera poco tempo fa abbiamo avuto un'ondata di turisti non indifferente, proprio perché non riuscivano a trovare posto a Matera, quindi sono venuti a dormire qui e il giorno dopo hanno visitato il paese, quindi a noi ci va benissimo. Volevo dire che bene o male ci siamo trovati d'accordo su tutti i punti, però ci siamo un po' bloccati sul turismo responsabile e sostenibile. Cioè, cosa si intende per turismo responsabile? Sì, ovviamente oggi ne ho parlato tanto, ma non l'ho mai poi ben definito, hai ragione. Due parole, il turismo sono leggermente diversi, il turismo responsabile è il come si fanno le cose, ok? Per cui non è una forma di turismo, è semplicemente il come i vari attori fanno le cose, ok? Quindi tutto il ragionamento di oggi era per ovviamente arrivare a questo, cioè non ci interessa la forma, può essere qualsiasi la forma di turismo, l'importante è come lo facciamo. Ok, quindi questo diciamo, è il concetto di oggi del turismo responsabile che ci permette di parlarne anche qui alla Terza e non solo nei viaggi del sud del mondo. Turismo sostenibile diciamo partiva dallo stesso ragionamento, nella pratica si è un po' spostato solo sul discorso dell'attenzione all'ambiente, anche se nella teoria iniziale in realtà anche lì c'erano le famose tre assi, quindi l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alle culture locali e l'attenzione all'economia, alle ricadute economiche, diciamo, i soliti tre assi dello sviluppo sostenibile. Quindi diciamo che io lo toglierei la parola turismo responsabile perché non vuole essere una forma, vuole essere una cosa trasversale che si possa fare più o meno in qualsiasi, diciamo, per qualsiasi forma turistica, secondo me non tutte. Però questa è una mia impressione, io nella mia tesi di dottorato ho scritto un paragrafo volutamente provocatorio dicendo se dovessimo veramente pensare che tutte le forme di turismo possono essere responsabili, allora anche il turismo sessuale con i minori in teoria potrebbe diventare responsabile. Forse dobbiamo porre un limite, diciamo, alle aspirazioni del turismo responsabile, nel senso che il fatto che lo possa essere in teoria in tutte le forme, ok, perché è un come si fanno le cose. Detto ciò, io ho bisogno di turisti, operatori turistici, comunità locali e autorità che fanno qualche cosa di buono
per far sì che ci sia turismo responsabile, e non sempre ci sono queste premesse. Quindi questo è un po' il, diciamo, il leitmotiv di quello di cui ragioniamo. Quindi sicuramente qui non lo utilizzerei, lo metterei come cappello. Qual è il turismo responsabile per la terza? E queste sono tutte le forme, diciamo, che poi possono essere fatte. Okay? Prego. Io voglio approfittare di questa cosa, di questa specifica, diciamo così, che è stata fatta solo in ultimo stasera, proprio per ricollegarmi a quanto prima dicevano sia Giuseppe che Liliana rispetto al turismo degli eventi e del turismo sportivo. Sentivo parlare di grandi eventi, sentivo parlare di molte persone, sentivo parlare di ciò che è stato fatto e ciò che invece si può fare, ciò che invece si viene considerato il grande evento. Secondo me invece, facendo, diciamo così, utilizzando la definizione di turismo responsabile e sostenibile, scusate, come, diciamo così, fulcro del discorso, io credo che la terza abbia il potenziale per sviluppare il turismo e abbia anzi la necessità di sviluppare proprio un turismo responsabile e sostenibile, nel senso che io alla terza non devo necessariamente produrre il grande evento. Nel momento in cui mi rendo conto che la terza è satura dal punto di vista delle presenze, devo fermarmi, altrimenti poi non riesco a creare un turismo responsabile e sostenibile. Questo, diciamo così, questa era più o meno l'idea di fondo. Un turismo responsabile e sostenibile può essere quello che la terza decide di non investire sul fare nuove strutture alberghiere, questa roba qua, ma appunto un turismo ecosostenibile, quello di utilizzare quello che c'è già, casa in centro storico, un B&B, affittacamere, masserie, recupero di masserie, questa roba qui. E questo può essere anche un filone di nicchia, però, che ti porta su un discorso innovativo sul mercato, tra l'altro. Beh, anche, sicuramente sì, diciamo che nel senso che ci sono tanti modi per fare turismo, sicuramente. Però anche questa definizione. Sì, sì, perfetto. Però anche questa definizione di nicchia, sinceramente, secondo me è un po' abusata. Nel senso che ci sono moltissime realtà piccole in Italia dove c'è un ritorno e riciclo di turismo talmente alto che la città che accoglie il turista è comunque sempre piena, ma fino a quando se lo può permettere. Il turista, se non ci può andare perché le strutture sono piene, bene, deve adeguarsi a quelle che sono le capacità di quel territorio. Ci vado la prossima primavera, ci vado l'inverno a farmi il Capodanno, ci vado anziché andare insieme ad altre centinaia e migliaia di turisti nello stesso momento. Auspicio. Purtroppo il turismo non funziona proprio così, per cui è importante saperlo questa cosa, nel senso che tu puoi promuovere, quando si parla di turismo di nicchia, significa che tu, come dire, trovi delle, la nicchia non è perché sono pochi, la nicchia è perché è ben, come dire, focalizzata, no? Allora, la nicchia di coloro che possono essere interessati a vedere l'orchidea, che ne so, per esempio, è una nicchia, nel senso che non è che tutto il mondo è interessato all'orchidea, magari io l'orchidea la calpesto e manco me ne accorgo, può succedere. Per cui, quando parliamo di nicchia, parliamo semplicemente di un focus, un tipo di turismo, che sì, come dire, lo utilizziamo come termine alternativo al turismo di massa convenzionale, cioè il turismo che l'importante è arrivare, che quindi poi spesso crea anche un discorso di numeri molto grossi, perché se tu vuoi innescare certi numeri grossi, quando parlo di grossi intendo grossi, hai bisogno di strutture alberghiere, hai bisogno di effettivamente un grosso investimento anche infrastrutturale, in tutto, ok? Se tu invece punti su un turismo di nicchia che chiaramente faccia sì che un luogo cresca piano piano, in maniera osmotica col turismo, questo secondo me è un buon modo di fare turismo responsabile, e questo significa appunto puntare su tutta una serie di interventi che non hanno bisogno dei grandissimi numeri, ma hanno bisogno però di riempire, cioè comunque la macchina economica deve girare, perché poi, come dire, è chiaro che se io ho aperto un bed and breakfast e funziona, e il mio vicino di casa dopo un po' dirà, mamma, lo apro pure io un bed and breakfast, e allora se prima bastavano 4 persone per coprire l'esigenza del mio bed and breakfast, ora ne serviranno 8, e poi domani 12, allora è chiaro che poi il turismo, una volta che si innesca, ne vuole sempre di più. Però se la crescita è graduale, e allora ecco che questi ragionamenti li possiamo fare e tutto si può fare, diciamo, in una certa ottica di responsabilità e di sostenibilità. Se invece immediatamente si parte con un mega evento, una mega cosa eccetera, io avrò bisogno per forza di altre dinamiche, perché se mi arrivano all'improvviso, ripeto, centinaia di fumi, come è successo a Matera col presepe vivente,
ragazzi, non se ne esce, cioè non è che cioè, o hai quel tipo di sviluppo turistico o ne hai un altro, cioè, poi si tratta di fare delle scelte, insomma. Io sono d'accordo sull'incrementare i bed and breakfast che animano il centro storico, d'accordissimo, però credo che, come dice lui, arrivati a un certo punto bisogna fermarsi, nel senso che il problema albergo che non c'è si ripropone continuamente. Ad esempio in caso di scolaresche noi abbiamo sempre avuto problemi a trovare alloggi, perché un insegnante, due insegnanti che portano una classe in gita, diventa veramente problematico dividere questi ragazzini, tra l'altro minorenni, in 20 strutture, cioè ti dicono di no e vanno a dormire da un'altra parte. Infatti io qua leggevo turismo studentesco e avevo qualche dubbio su questo, proprio quello che mi hai appena detto tu, cioè da quello che ho sentito della situazione è chiaro che io posso far viaggiare, faccio dormire da una parte eccetera, però quello che mi rimane poi sul territorio rischia di essere molto poco e quindi forse non è il tipo di turismo da cui magari partirei, perché il turismo scolastico, ovviamente anche per motivi di legge, ha bisogno di una serie di strutture di un certo tipo e non può certo mettere i ragazzi in 40 bed and breakfast, non è pensabile. Quindi su quello avevo qualche dubbio. Allora io direi che stiamo per chiudere, perché anche la diretta streaming deve chiudere, quindi ringraziamo la ditta che ha lavorato per questo streaming, spero che sia stato apprezzato dalle persone che ci hanno seguito e che salutiamo. Noi possiamo anche rimanere per la chiusura dei lavori qualche altro minuto e ce ne andiamo tutti assieme e ripeto, tutto quello che ci stiamo dicendo, io spero di rivedervi voi e anche altre persone il 31, perché continuiamo a parlarne e vorrei che poi riusciamo sempre più con un passaggio avanti che sia pratico. Ormai abbiamo capito com'è la situazione, abbiamo capito come può funzionare, come non deve funzionare, ora si tratta solo di fare. Lasciamo a casa tutte le problematiche, teniamole presenti per trovare delle soluzioni. Questo deve essere un po' l'auspicio dei prossimi incontri e ci vediamo il 31 anche... No, con lo streaming mi sa di no, il 31, peccato, vabbè, pazienza. Ciao, ciao a tutti quanti.